Individual Day, praticamente vogliamo divulgare quello che succede a milioni di persone nel mondo che vengono attaccate e sottoposte a una sorta di esperimenti militari, con militari o paramilitari, con determinate tecnologie a radiofrequenza. José Delgado fece un esperimento con un toro tantissimi anni fa e riusciva a inibire praticamente l'aggressività attraverso un microchip impiantato nel cervello. Con un telecomando a distanza spingeva un pulsante e il toro si fermava. Qualcuno, dopo che è stata eseguita o è stata praticamente mappata le frequenze cerebrali o la mappatura del cervello, ha pensato di utilizzare delle frequenze ad onde convogliate per creare patologie. Creando queste patologie all'interno del cervello del target individuals, qualcuno guadagna, qualcuno vende armi, qualcuno vende tecnologie, qualcuno vende sistemi avanzati. Ovviamente tutto questo gira intorno a miliardi di euro di tecnologie e a miliardi di euro di sistemi avanzati per il controllo, ovviamente, delle frequenze neurali. Pensate, un gruppo di persone che con una determinata tecnologia riescano a modificare determinate frequenze in un'area geografica e magari creano il mal di testa. Tutte queste persone vanno all'ospedale o vanno dai dottori e dicono: io ho il mal di testa forte, non so come fare. E lo Stato incassa miliardi. Voi dite: come incassa miliardi? Perché adesso se vai al pronto soccorso minimo paghi 25 euro per fare una visita. Oppure, se vai in farmacia, acquisti i farmaci. E lo scopo di queste tecnologie è avere il possesso delle frequenze cerebrali delle persone per pilotarle a loro piacimento. All'interno di questa sala sono venute molte persone da varie parti d'Italia che sono venute proprio per dare una loro testimonianza di quello che gli succede. A me mi hanno contattato persone delle forze dell'ordine, persone delle guardie carcerarie, persone della polizia. C'è Riccardo della polizia, che ex dei nuclei operativi speciali della polizia, è stato attaccato perché aveva fatto delle indagini sull'uranio impoverito e dopo un po' di tempo ha cominciato ad avere disturbi, malesseri, frequenze, mal di testa fortissimi, sentiva delle voci all'interno della testa in modo anomalo. È stato ovviamente allontanato dalle indagini e dalle operazioni perché aveva scoperto qualcosa che forse non doveva scoprire. Quindi io adesso ho degli ospiti importanti, ho qui il generale Pappalardo, un applauso. Ho qui lo psicologo Raffaele Cavaliere. Abbiamo anche il presidente del CIR, Centro Italiano Ricerche. Vogliamo ricordare che il CIR, Centro Italiano Ricerche, si è unito insieme a un gruppo di aiuto morale o di aiuto anche a livello giudiziario con il nostro avvocato e il mio gruppo Vittime del Controllo Neurale sta cercando di aiutare e di dare dei consigli e di dare dei suggerimenti alle persone che vengono attaccate con questi sistemi mirati, con queste armi, con queste tecnologie. Perché purtroppo molte persone non sanno che cosa fare, non sanno dove andare. Io so che addirittura alcune vittime stanno contattando pure il generale, stanno mandando un sacco di mail. Abbiamo creato un nucleo di persone che stanno studiando. Allora, diamo subito la parola al generale Pappalardo. Sì, sì, funziona, funziona. Attivalo, attivalo. No, Parli, generale. Allora, mi sentite? Sì, sì. Allora, vi volevo dire... Si metta qui, signor generale, così la riprendiamo con la telecamera e la vedono in streaming. Un applauso al generale Pappalardo. Noi è da parecchio che studiamo questo fenomeno a livello generale, perché ci siamo accorti che c'è scarsa reattività della popolazione. La vera grande reazione di tutti i popoli della Terra è stata nel 1968. Vi ricordate la rivoluzione in Italia, in Europa,
Da quel momento i popoli sono stati acquietati, non hanno più reagito, se non localmente e sporadicamente. Questo fenomeno lo abbiamo studiato e ci siamo accorti che ci sono stati degli interventi a qualsiasi livello per controllare le popolazioni. L'abbiamo studiato attentamente e abbiamo affidato al dottor Salvatore Rainò, che penso che voi conosciate, è un omeopata di fama mondiale, e abbiamo creato il Dipartimento dell'Impossibile, cioè quel dipartimento che deve andare a studiare questi fenomeni per vedere chi si sta muovendo per controllare le popolazioni a livello mondiale. Io ho fatto fare uno studio, una ricerca, e siamo arrivati ad una denuncia, e qui a tutte le procure della Repubblica d'Italia, ma già il 1° settembre ci incontreremo con il capo di una rivoluzione che si sta sviluppando democraticamente in Africa e nei paesi del Sud America, perché noi stiamo riunendo tutte le popolazioni meridionali del mondo perché si ribellino a queste situazioni. Attenzione, quelle che vengono maggiormente colpite sono proprio le popolazioni meridionali del mondo. E in questa nostra denuncia c'è una segnalazione alle autorità giudiziarie. Qualcuno ci spieghi che cos'è il nuovo ordine mondiale. E ne parlano in parecchi. Quando è venuto fuori la P2 è scoppiata l'ira di Dio. Nella P2 c'era solo Licio Gelli. Qua nel nuovo ordine mondiale ci sono tutti. Soros, Rothschild, Samsung. E poi la cosa sorprendente è che i capi di Stato ne parlano diffusamente, Rockefeller. Ne parlano diffusamente, uno come Bush che parla del nuovo ordine mondiale, uno come Napolitano che dice che il nuovo ordine mondiale deve entrare in ogni parte del mondo, uno come Sarkozy, un altro come Macron, è una cosa spaventosa. Ne parlano apertamente, Sarkozy disse da presidente della Francia, della Repubblica Francese, dovrà entrare il nuovo ordine mondiale e guai a chi si oppone. Nessuno si dovrà opporre, parole scritte in questa relazione. Ora qualcuno, qualche magistrato, invece di grattarsi la pera e fare indagini, anzi non fanno le indagini perché muoiono 43 persone a Genova, e il procuratore della Repubblica invece di arrestare il giorno dopo i responsabili che sono chiari, e mi devo prendere del tempo, ci devo studiare, ci devo pensare, in modo che fra 20 anni l'episodio sarà dimenticato. Noi diciamo alla magistratura, dici che cos'è questo nuovo ordine mondiale? Quali fini si propone di annientamento della popolazione mondiale, di condizionamento? Sta di fatto che loro controllano tutto, l'alimentazione. State attenti a quelle che mangiate, cari amici. Le farine che voi mangiate sono tutte avvelenate, avvelenate. I medicinali che vi danno sono tutti sotto controllo. Tutto vi viene dato sotto controllo e nessuno indaga. Noi stiamo dicendo alla Procura della Repubblica, indaga. Vedi chi è. E chi sono i responsabili? Qualcuno dice che quello che sta accadendo è perché si è verificata una grave crisi economica mondiale negli Stati Uniti d'America per i famosi mutui che non sono stati più adeguatamente rinnovati perché una banca ha dimenticato di fare gli opportuni calcoli previsti. Non è vero, è falso, signori. La grave crisi economica mondiale non è dipeso da quei mutui, ma perché è cambiato il sistema economico mondiale. Hanno voluto cambiarlo e allora a questo punto la gente si è trovata spalestrata. È come se tu ad uno che ha una casa e gli togli il pavimento, gli togli tutta la piattaforma su cui si regge la casa e la casa cade e poi dice che la colpa è delle imposte che non erano adeguatamente state rinnovate. Non è così. È restato rinnovato totalmente il sistema economico. In Italia come è stato cambiato? Con una lettera, 1981. Andreatta scrive una semplice lettera a Ciampi, un emerito manigoldo, un emerito farabutto che ha distrutto l'Italia ed è stato adeguatamente ricompensato perché è diventato ministro delle finanze, capo del governo e capo dello Stato. Lo hanno ricompensato come si deve.
Bene, Andreatta ha scritto una lettera e dice: che ne pensa lei, signor governatore della Banca d'Italia, se da domani lei non stampa più moneta da dare a noi per affrontare le varie emergenze dello Stato? Vuole dire ammazzare lo Stato, perché uno Stato vale se stampa moneta e fa lavorare la gente. E fa lavorare la gente. Da quel momento noi abbiamo perso il controllo della moneta. Nel 1981, con una semplice lettera, non ha interpellato il Parlamento, non ha interpellato gli altri, l'intero governo. Andreatta lo ha fatto in via del tutto indipendente e in modo autonomo. Mi dite chi c'era, chi gli ha dato l'ordine ad Andreatta di muoversi in questa maniera, in questo modo? Poi scopriamo che era un po' massone. Poi scopriamo che era un po' collegata a certe lobby di potere internazionale che gli dicevano quello che doveva fare. Sta di fatto che l'economia italiana da quel momento è cominciata a crollare e ad avviarsi verso questa Europa dei brucorocrati, dove il Parlamento non è eletto da noi, però non può fare le leggi. Ma che razza di Parlamento è? Noi eleggiamo persone che mangiano a sbafo e non fanno niente dalla mattina alla sera. E noi mettiamo tutto il nostro destino nelle mani di un pugno di commissari europei che di noi fanno quello che vogliono. Ma soprattutto ci hanno rubato la moneta. Quando arrivano i ragazzotti del Movimento 5 Stelle e dice: noi vogliamo dare il reddito di cittadinanza, bene, daglielo. Ma noi che mi rubi la pensione a me per dare il reddito di cittadinanza a quelli che non hanno mai lavorato in vita loro? Se vuoi dare tu un qualche denaro a loro, fai una cosa, stampi la moneta e glieli dai. Ma noi che mi frega la pensione a me? E per questo non mi sembra una cosa corretta che stanno preparando in danno degli italiani. Stampi la moneta e glieli dai. Questo dovrebbe fare un qualcuno che dice di essere: noi siamo il cambiamento. Se il cambiamento, bravo, se sei il cambiamento, a questo punto ti riappropri della moneta, butti l'euro a mare, perché l'euro è pericoloso. Lo sapete perché è pericoloso l'euro? Perché quando io vado in Europa e vado a chiedere per esempio 1 miliardo di euro per affrontare le esigenze dello Stato italiano, me lo mettono a debito. Io me lo trovo a debito e poi devo pagare le tasse. Noi paghiamo il 70% di tasse per pagarci il debito. Lo hanno fatto con gli islandesi. Sono andati e dice: guardate, abbiamo 530 miliardi di debito, dovete pagarlo. Gli islandesi come hanno reagito? A calci nel sedere hanno cacciato via i loro parlamentari, hanno arrestato i banchieri e non hanno pagato il debito e stanno bene. Noi invece, italiani furbi, perché noi siamo tutti furbi, stiamo zitti e paghiamo. E stiamo pagando continuamente, invece di dire: noi... ah, ci vuoi far pagare? E noi non paghiamo. Noi non paghiamo. Questo debito lo annulli oppure ti riappropri della moneta. Questo, signori, è contenuto nel nuovo ordine mondiale che sta gestendo tutte le nostre situazioni particolari. Qua c'è una denuncia particolareggiata con i nomi di quelli che hanno creato questa situazione in Italia e nel mondo. Poi gli altri se saranno loro in grado di andarla a ritrovare. Io ho contatti con i paesi del Sud America. Io il giorno 1° settembre mi incontrerò con Mohamed Konare, che è il capo di un movimento rivoluzionario in Africa, che si stanno ribellando alla Francia. La Francia sfrutta 14 paesi africani, li impoverisce e poi costringe gli africani a venire da noi. Io ho parlato con questo Konare: tu che vuoi fare? Chiudete i porti, porco giuda, ci state rubando i giovani stanno scappando dall'Africa, dovete chiudere i porti, i giovani devono rimanere in Africa, stiamo rimanendo senza giovani. Questo è quello che sta dicendo Konare. Però io poi vado a vedere quello che è successo nella nave, e questa ve la devo raccontare perché le bugie hanno le gambe corte. Come mai Pappalardo Antonio è andata alla nave di Ciotti? Per una semplice ragione: mi ha telefonato una signora. Sono la moglie di un marinaio, lei è il presidente di Scudo Carabinieri del sindacato, sì, mi vuole intervenire perché mio marito è tornato, è da 4 giorni che non torna a casa, lo hanno rinchiuso insieme ai migranti, è rimasto dentro la nave, come se ne può dire, è rimasto rinchiuso. E chi ha dato questo ordine? Salvini. E Salvini che è un magistrato, che rinchiude pure i marinai. Io ricevo una telefonata dal movimento Noi Siciliani che ci dice: in quella nave sta accadendo qualcosa di veramente grottesco. Generale, scenda. Io scendo, faccio la denuncia alla Procura della Repubblica di Catania, dove c'è il grande procuratore Zuccaro. Zuccaro prende la denuncia, io vado al porto. E qui, naturalmente, vengono fuori le magagne.
mi presento lì e trovo non i carabinieri, i carabinieri li hanno fatti scomparire, dovevano esserci solamente i poliziotti di Salvini, mi hanno bloccato, mi hanno detto lei non passa, lei non passa. E come non passa? Io sono un cittadino italiano, il porto è libero, si può camminare. No, lei non passa, non può passare. Ma io vorrei parlare con il comandante, gli vorrei consegnare l'atto di denuncia, perché questa è una situazione che non può andare avanti, perché si stanno violando tutte le norme della Carta Costituzionale. No, lei non può parlare col comandante. Ma porca miseria, ma lo chiami al telefono. Me lo deve dire lui direttamente che non vuole parlare con me. Niente di tutto questo. Alla fine ho detto, lei chi è? Commissario, lei vicequestore, datemi i nomi che vi denuncio a tutte e due. E sono andato alla capitaneria di porto. Appena sono entrato alla capitaneria di porto, che era di fronte, mi ha detto l'ammiraglio, cosa? Le impediscono di parlare con il comandante della nave, i poliziotti di Salvini? Ma queste le cose, gli italiani che mi stanno offendendo dicendo che io ho cambiato strategia sui migranti, non è assolutamente vero, non ve lo dicono. Ma Salvini mi impediva di entrare. Ma lei può entrare, il comandante la sta aspettando. La paura di loro è che io riuscissi a parlare con il comandante. Sono andato, mi ha ricevuto nella sua cabina, recluso pure lui, che non poteva uscire. Gli ho detto, mi scusi comandante, ma mi tolga una curiosità. Innanzitutto una persona molto cordiale, una persona vecchio stampo, un uomo tutto d'un pezzo, che se ne trovano poco oggi in Italia. Ho detto, mi scusi comandante, mi tolga una curiosità, ma lei con la sua nave è andato nelle acque maltesi, ha preso 177 persone e l'ha portata in Italia. Ma porca miseria, ma lei sa che Salvini non li vuole? Ma gli ordini scritti sono che li portiamo in Italia. Momento. Cioè, Salvini si lamenta e non dà ordini scritti per correggere i precedenti ordini? No, noi abbiamo i precedenti ordini che ci dicono che dobbiamo andarli a prendere. Ma questo cialtrone che cosa vuole? Prendere in giro i militari, che voi sapete che i militari non obbediscono ai social. Non è che ognuno legge il giornale, un comandante legge il giornale, legge il ministro della difesa, obbediamo al giornale, no signore, un comandante obbedisce agli ordini che gli pervengono per iscritto. Mi scusi comandante, ma lei perché sta trattenendo questi uomini a bordo della nave? Questa nave è una nave di militare, una nave militare, e la nave militare può alloggiare i migranti fino a un certo punto, poi deve consegnarli ai poliziotti perché saranno loro a fare i controlli. I poliziotti se li devono prendere, se li mettono uno stanzone, se li controllano, ma non lasciarli dentro la nave. Come mai tu li lasci dentro la nave? Risposta del comandante: perché mi è stato ordinato. Da chi? Da Salvini con atto scritto? No. Dal prefetto con atto scritto? No. Dal magistratura con atto scritto? No. Scusami comandante, io sono un vecchio comandante. Ma come ti prendi questa responsabilità che nessuno ti farà un ordine che devi trattenere sta gente? Ma sei poco furbo, che devo fare comandante? Chiedi immediatamente un ordine per iscritto, se no li fai sbarcare. Hai capito? Salvati il posteriore. Bene, sono sceso dalla nave, dopo aver dato i giusti suggerimenti. Appena sono scesi i giornalisti, quelli venduti, quelli prezzolati, che ci sono i giornalisti venduti e prezzolati, ci sono, e lo sappiamo tutti. Generale, come mai lei è entrato dentro la nave? Chi l'ha autorizzata? Come mai? Ma lei ha parlato con il comandante? Che cosa le ha detto il comandante? Erano tutti preoccupati. Bene, io dico a lei quello che mi ha detto il comandante. Io lo vado a dire ai carabinieri, non a lei. Bene, stavo per allontanarmi quando arriva l'ennesimo giornalista prezzolato. Generale, è andato a fare l'atto di diffida. Tanto qui ormai, attenzione, comanda solo Salvini. Conte e Di Maio non contano un tubo. È lui che fa tutto lui e sta facendo in modo di fare e di controllare tutte le situazioni. Ho detto, io non le dico nulla, però io spero nel buon Dio. Bene, me ne sono andato, il comandante ha seguito il mio esempio, ha chiesto l'ordine per iscritto, il governo si è riunito in tutta fretta, quello si è fatto furbo, vuole l'ordine per iscritto e li hanno fatti scendere. Vedete in che situazione noi viviamo? Deplorevole! Stanno prendendo in giro il popolo italiano! Tu, caro Salvini, volevi veramente bloccare gli sbarchi? Passava poco, 3 mesi fa,
riunivi il governo, preparavi un decreto antisbarco, lo facevi approvare da tutto il governo, e no che ogni minuto si azzuffava con Fico, si azzuffava con Tonarelli, sono competente io, sei competente tu, ma che razzo di politica è questa? Il governo deve agire unitariamente, tu fai approvare il decreto antisbarco, a quel punto abbediscono tutti, le navi, i carabinieri, i poliziotti, no, allo sbando. Perché nella confusione, nel caos, io ci inzuppo il panino. Perché devo raccogliere i consensi, devo convincere quei quattro imbecilli di italiani che io sono contro gli sbarchi, mentre gli altri sono tutti a favore degli sbarchi. E Pappalardo che mi denuncia, anche lui è a favore. A cialtrone. Se tu vuoi fare veramente il ministro dell'interno, emette un decreto antisbarco. Ieri il governo, stiamo lavorando a un decreto antisbarco. Ah, cialtroni, ci pensate dopo che Pappalardo è andato lì? Ma che razza di persone siete? Noi abbiamo a che fare con un simile governo. Io ho fatto una richiesta a Conte. Sei una persona per bene, ma io al tuo posto non avrei accettato l'incarico di fare il capo del governo. Perché un capo del governo, per avere forza, deve essere votato dal popolo, non da due persone. Perché quelle due persone poi ti hanno in pugno e ti controllano come vogliono. E tu non puoi dire, un vero capo del governo, con grande forza, nel momento in cui Salvini faceva il ministro dell'interno, il ministro della difesa, il magistrato, l'avrebbe chiamato immediatamente a Palazzo Chigi. Ah, oh, ma che stai facendo? Mi offendi pure la Marina Militare, ma che ti sei messo in testa? Mi offendi i marinai, mi offendi a quello, ma che ti sei messo in te? Ma siccome Conte vale quanto il due di coppe quando la briscola a Bassoni, ahimè ci troviamo in una situazione di questo genere. Si può andare avanti in questa maniera? Io dopo questo incontro sono andato trasecolato e scioccato dagli agricoltori di Vittoria. Sono neri, non ne possono più. Gente che si vede arrivare l'ufficiale giudiziario che gli porta via il terreno e la casa. Non ne possono più, i prodotti loro che sono buonissimi non li riescono più a piazzare perché arrivano le navi dalla Tunisia e dal Marocco che invadono il mercato e io vado a Badarò è il mercato, uno dei mercati più importanti di Palermo. Mi scusasse maestro, mi dasse un chilo di zucchine? Generale, un nipighiassi. E perché non le devo prendere? Perché vengono dalla Tunisia. Allora mi dia, non le prenda, ma è possibile che vada a Badarò? Dovrebbero esserci solo prodotti siciliani e non posso prendere più nulla e i nostri prodotti fanno una fine miserevole e le aziende siciliane stanno chiudendo. Perché invece di preoccuparsi delle buffonate e quello di fare il gioco dei migranti non va immediatamente a Vittoria a mettere i piedi lì a vedere cosa sta succedendo nel mercato ortofrutticolo più importante d'Italia? Non ci va. E quando io dico agli agricoltori, facciamo un bel comitato anticrisi economica. Generale, lei vuole fare il presidente? Vabbè, mi nominate. Allora le diamo un incarico. Vada da Salvini e da Centinaio, questa specie di ministro dell'agricoltura, e dica che se possono venire qui a vedere quello che sta succedendo a Vittoria. Io naturalmente mando il messaggio, mi risponde Centinaio, manco morto. C'è un ministro dell'agricoltura che agli agricoltori di Vittoria risponde manco morto. Io gli ho risposto, se fossero stati gli agricoltori lombardi, t'avrei proprio preso a calci nel sedere, perché tu una risposta di questo genere non lo dai. Ma siccome questi non sono né ministri, né capi del governo, né altro, ma sono una massa di buffoni che hanno avuto il voto della disperazione degli italiani, perché io posso capire che Renzi e company sono una massa di ladri e vanno presi a calci e cacciati via. D'altronde io ho fatto cadere il governo D'Alema, quando ero presidente del COCER l'ho fatto cadere io. Con il mio gruppo sindacale, il COCER Carabinieri, ho fatto cadere il governo D'Alema e me ne vanto. E quindi io ho sempre disprezzato questi soggetti. Ma non possono gli italiani andare a mettere il paese in un momento di grave crisi nelle mani di gente che non ci capisce niente e sta facendo di tutto per papparsi totalmente il potere. Non vi dimenticate, cari amici, che fino a ieri Renzi si stava pappando tutto il potere e gli italiani l'hanno bloccato e il 4 dicembre lo hanno preso a calci e cacciato via. Questo il signor Salvini sta facendo la stessa operazione e io gliel'ho detto, a me che tu faccia quello che stava facendo prima Renzi non mi piace per niente, io mi metterò di traverso, anche perché ti vorrei ricordare che c'è l'articolo 52 della Costituzione.
Le forze armate sono il presidio della democrazia. Neanche la magistratura. La Costituzione dà alle forze armate il compito di presidiare la democrazia. E io ti dico che tu non toccherai la Repubblica Democratica nel nostro paese. Non la toccherai neanche con un dito. Ed è inutile che scaraventi contro di me e contro i miei amici la tua accozzaglia di fascistoni. Con minacce di morte. Sono pervenute ai miei amici le minacce di morte di questi fascistoni, di quattro soldi, che pensano di spaventare a chi? A me, che ho lottato contro le mafie, contro il terrorismo, poi ho paura di quattro imbecilli di fascistoni. Prima abbiamo buttato a calci nel sedere i post comunisti, adesso arrivano i neofascisti. Io sono stato abituato alla democrazia nel mio paese e mi ha abituato mio padre. Mio padre ha puntato dei carabinieri, faceva servizio in Albania, mandato lì da questo imperialismo di Benito Mussolini, che ha mandato i nostri uomini a morire nei deserti dell'Africa, fra le nevi della Russia, ha fatto morire 900.000 persone e tutti ne parlano bene. Me li portino qui, che gli dico io quello che si merita. Papà in Albania è stato preso e portato in un campo di sterminio di 3 anni, per 3 anni, 3 anni. E quando gli hanno detto, se tu collabori, ti facciamo tornare a casa. Papà ha detto, io non collaboro, perché io ho una sola parola. Il mio giuramento alla Repubblica è io non collaboro. E io davanti a un padre che fa una cosa di questo genere, che faccio? Smentisco mio padre? Che mi ha detto, papà, mi ha detto mio figlio, stai attento figlio, la democrazia è una cosa importante e la dovete difendere. Signori, da troppo tempo comandano solo le persone. Bossi e comanda solo lui, e Berlusconi e comanda solo lui, e Renzi e comanda solo lui, e adesso Salvini e comanda solo lui, e Grillo e comando solo io. Lui, signori, questo modo di fare politica non si può più fare. È il popolo che deve comandare con regolari elezioni democratiche, dove la persona non conta nulla. Mi ha detto, ma lei generale si è messo in mezzo per sostituire loro. Siate tranquilli, io sono un compositore musicale. Appena ho avviato la macchina torno alla composizione, non mi rompete le scatole, non ho tempo da perdere con le vostre cose. Io vi do una mano, ma al momento apporti uno, Antonio Pappalardo, torna a fare musica. A proposito, siete invitati. Il 12 ottobre sarà eseguita American Symphony a Washington e poi successivamente Venezuela Symphony in a Caracas. Perché io faccio queste cose? E lo sapete perché sto facendo 7 sinfonie per la pace nel mondo? Ma non è che le ho dedicate queste sinfonie ai capi di Stato, le ho dedicate ai popoli. Ai popoli. Perché quella bella Costituzione americana, quando io inizio American Symphony, lo sapete come inizia? Con un preludio straordinario e poi si sente "We, the people of the United States, noi, popolo degli Stati Uniti, determiniamo", e giù tutti gli articoli. Invece la carta costituzionale italiana inizia, l'Italia è una repubblica democratica. No, dobbiamo cambiare questo articolo. E dobbiamo cambiare anche il giuramento dei militari, che giurano fedeltà alla Repubblica. Non si giura fedeltà alla Repubblica, si giura fedeltà al popolo sovrano. Io giuro di essere fedele al popolo, non alla Repubblica. E cos'è la Repubblica? È una formula. Io giuro di essere fedele al sovrano, che è il popolo. Signore, queste sono le innovazioni che noi pensiamo di fare. Un grande movimento mondiale, non italiano, mondiale. E qualcuno mi dice, è il confronto con l'Europa come deve essere da parte del Movimento Liberazione Italia. Qui finisco. In un solo modo. Noi abbiamo una grande eredità che abbiamo dimenticato. Noi discendiamo da un impero romano la cui caratteristica fondamentale era l'universalità. Chiunque si fosse trovato all'interno dell'impero poteva, chiedeva e otteneva di essere civis romanus. Non solo, ma chiunque poteva diventare imperatore. Settimio Severo, africano, imperatore. Adriano, spagnolo, imperatore. Filippo, arabo, imperatore. Tutti erano uguali nell'ordinamento giuridico romano. Bene, questa universalità l'ha presa la Chiesa, perché la Chiesa non è nata universale, signori. La Chiesa ha preso l'universalità dell'impero romano e oggi il Papa è l'imperatore sotto altre vesti di quell'impero. Bene, noi italiani
che abbiamo questa caratterizzazione. Noi italiani che abbiamo un Papa che è ancora l'erede di quella caratterizzazione, se l'è scordato pure lui, non possiamo stare legati all'Europa. Siamo stretti dentro l'Europa. Noi apparteniamo al mondo, non apparteniamo solo all'Europa. Per cui noi chiediamo all'Europa della Merkel e di Macron, non siamo come voi, noi abbiamo un respiro più grande, noi ci dobbiamo dedicare a tutti i popoli del mondo. Questo è il grande messaggio del Movimento Liberazione Italia. Noi ci dobbiamo dedicare a tutto il mondo, a tutto il mondo, avendo anche un rapporto privilegiato con l'Europa, ma non legato all'Europa, perché l'Europa poi ci detta le condizioni. La Merkel ci dice quello che dobbiamo fare, Macron, pipim, papam, papà. L'Italia deve essere libera e deve essere soprattutto un paese della pace e giardino ecologico. Noi armi non li dobbiamo più usare. Le armi non devono più essere usate dagli italiani. Gli italiani devono essere il paese della pace per eccellenza. Tutti devono venire in Italia a cercare la pace, a trovare la pace. Questo è il grande messaggio che io do a voi. Io ho i capelli bianchi, voi avete i capelli un po' più scuri dei miei. Prendete questo messaggio, che è straordinario, dell'universalità, della pace, del giardino ecologico. In Italia una macchina a benzina, a gasolio non può più girare, perché io devo sentire il profumo della zagara quando vado a Palermo, che non sento più. Tutti questi malodori devono finire, l'inquinamento deve finire. Deve tornare ad essere l'Italia il centro motore di un mondo. Una volta lo facevano con le legioni romane, oggi lo facciamo con la pace, che le truppe della pace oggi sono molto più forti di quelle con le armi. Se l'Italia diventa un paese così, noi vinceremo, e non come ha fatto quel cialtroncello di Gentiloni, che ha concesso 400 uomini italiani per andare in Niger a difendere gli interessi dei francesi. Cialtrone. Gli italiani non devono andare a difendere con le armi gli interessi di nessuno. Gli italiani devono restare a casa e devono imporre a tutti la pace e la solidarietà dei popoli. Lo devono imporre anche al Papa. Debbono ricordare al Papa che lui è il protagonista di un simile messaggio e non se ne deve dimenticare. E se vuole stare a casa nostra, si deve identificare con colui che ha fondato questa religione. E noi di tanto in tanto dobbiamo ricordare a Francesco, a Madre Teresa, che quelli di tanto in tanto, quando la Chiesa annaspa, Francesco e Madre Teresa, dovete essere tutti come San Francesco e Madre Teresa, e dovete pensare unicamente al bene dei popoli, concretamente. Questa è la grande base che noi gettiamo. Chi vuole venire con noi si rimbocchi le maniche e cominci a lavorare sul serio e non a scrivere sul web, a guardare, ad assistere passivamente. Signori, la libertà si difende ogni giorno esponendosi. Signori, ma pensate che io il 21 dicembre mi sono portata al Quirinale ad arrestare Sergio Mattarella perché mi piaceva andarla ad arrestare, oppure perché stavo facendo il mio dovere, perché quello non è il capo dello Stato. Bene, io l'ho arrestato. Ci sono i video, i verbali che ho consegnato alla stazione Carabinieri. Vi risulta che mi abbiano arrestato? Se quello fosse stato veramente il capo dello Stato, io sarei in galera da parecchio tempo. Dal 21 dicembre, signora, non mi hanno nemmeno chiamato un procuratore che mi ha detto: scusi lei, ma che ha fatto? Il 21 dicembre ha arrestato il capo dello Stato? Non mi hanno detto niente, perché c'ho ragione. Sergio Mattarella non è il capo dello Stato. Però io ho avuto il coraggio di andargliela a dire in faccia. E tutti zitti, gli italiani. E qualcuno, perché non gli ha messo le manette? Non l'abbiamo visto in galera? I soliti idioti che non fanno niente e si permettono di criticare invece di scrivere e dire: bravi, siete stati degli eroi. Perché ci vuole fegato per fare una cosa di questo genere. Ma io, quando c'ho ragione, c'ho il diritto dietro le mie spalle, io cammino sicuro e nessuno mi ferma. Io non espongo le persone. Io mi sono portato 20 persone al Quirinale. Sapevo bene che non le avrebbero toccate neanche con un dito. Questa è la qualità di uno che vuole gestire un movimento, un fenomeno. Ed ecco perché vi dico, è arrivato il momento. E ve lo chiedo supplichevolmente. Non dovete credere innanzitutto a tutte queste mensi scene. Noi dobbiamo creare un grande paese, dalle radici, soprattutto andando a prendere l'articolo 75 della Costituzione, che noi abbiamo impugnato e abbiamo denunciato i 70 padri costituenti,
che hanno vietato a noi di occuparci dei trattati e degli accordi internazionali. Voi non lo sapete che c'è l'articolo 75 che ci dice che non ci possiamo mettere il naso. Questo articolo l'hanno messo i padri costituenti, così osannati. Perché l'hanno messo? Posso capire, gli americani gliel'avranno imposto, lo posso anche capire. Ma oggi è incomprensibile quell'articolo. Come mai solo il Movimento Liberazione Italia ha impugnato quell'articolo 75 e ha chiesto che venga tolto? La Procura della Repubblica di Roma ci ha dato ragione. Avete ragione. L'articolo 75 va messo da parte. Vi risulta che Salvini e Di Maio vogliono togliere l'articolo 75? Sì, danno il potere a voi. E soffessi che danno il potere a voi. Voi dovete essere sempre pecoroni. E basta, se toccano l'articolo 75 sono morti. Poi arriva Di Maio e fa il buffone. Faremo il referendum sull'euro. Cretino, non lo puoi fare, c'è l'articolo 75. Cretino, prima togli l'articolo 75. Cretino, togli prima l'articolo 75. Poi puoi fare il referendum sull'euro. Cretino. Ma loro lo fanno apposta. Perché sul Britannia gli accordi internazionali Grillo e Company l'hanno fatti loro. Mica ci sono andato io. È andato Grillo a prendere gli ordini per far crescere il Movimento 5 Stelle. Io non so per quale motivo, io è dal 1988 che lotto disperatamente, non ricevo un euro da nessuno, e io lotto disperatamente. Arriva Grillo, 20 anni dopo, e in poco tempo prende consensi, eccetera. L'altro giorno era a Palermo, ma riunione... Grande convegno del Movimento 5 Stelle, un palco enorme, con luce eccetera, un siciliano, ma non li pigliare i piccioli per fare sto palco? Giustamente, dove hanno preso i soldi per fare questo palco? Dove l'hanno preso? Io non ho, noi non abbiamo i soldi manco per io telefono certe volte a Manda che c'hai i soldi. Mi dai un po' di soldi che devo prendere una benzina, che devo andare a Bari, non ci sono soldi, generale. Ci vai con i tuoi soldi, hai capito? Queste sono le condizioni di quelli che debbono lavorare in condizione così, quelli invece che sono pieni di soldi. Io vi chiedo la collaborazione, l'ho detto a lui, fate bene i vostri incontri, preoccupatevi di queste radiazioni che sono da loro immesse in circolazione, perché non è possibile che io parlo col popolo e il popolo non reagisce, è drogato, è amorfo, è morto. Come mai lo hanno ucciso? Così, perché c'è la televisione, non basta la televisione, ci sono tante cose. E quando il mio bravo professore Salvatore Raino ha pigliato il sapete e mettete in tasca, che è sapete? È una pietra importante, ti evita strane radiazioni, mettitela in tasca. Signori, sarà una barzelletta, sarà una leggenda, però io comincio ad aver paura che cominciano a avere tutte queste malattie, e soprattutto è che un italiano su 4 cade malato di cancro, mentre era 1 su 30 un tempo. Come mai tutti questi malati di cancro, e il cancro che può essere debellato in anni, lo fanno tenere in piedi per ammazzare la popolazione? Per quale malattia? Lo sanno che la cellula malata di cancro ha una vibrazione elettronica diversa rispetto alle cellule sane. Basterebbe variare la frequenza di quella cellula. Non lo fanno, si inventano un sacco di medicinali, perché con la chemioterapia si fanno un sacco di soldi. Signori, questo non può andare avanti, ci vuole un nuovo Movimento Liberazione Italia, un nuovo movimento che nasca dal popolo. Signor generale, gli posso chiedere una cosa? Allora, chiedo scusa, mi stavo allontanando perché ho fatto viaggio di 10 ore e sono stanco morto. Quando farà la prossima manifestazione davanti al Parlamento? Allora, gli agricoltori di Latina, di Vittoria, mi hanno detto queste parole. Noi siamo in 10.000, pronti ad entrare in azione e venire a Roma. Ci dobbiamo organizzare bene. E mi hanno detto, scegliamo la data del 10 dicembre. Di modo che ci organizziamo per benino, per cui vi chiedo la cortesia di interpellare tutte le associazioni, attenzione, non le associazioni legate ai partiti e ai sindacati, è inutile perdere tempo, uomini liberi, autonomi e indipendenti, come la vostra organizzazione. Noi
Secondo gli ultimi accordi che abbiamo preso, ci muoveremo il 10 dicembre. Signori, il 10 dicembre cambia l'Italia. Vi ricordate, nel 2013 scesero in campo 9 milioni e mezzo di persone, che erano i famosi forconi, che ahimè erano nelle mani di quei tre imbecilli che non seppero alcun modo manovrare il tutto. Io ho parlato con i capi. Scusate, ma perché vi siete fatti sfuggire 9 milioni e mezzo di persone? Non ce l'aspettavamo, caro generale, non ce l'aspettavamo. È stata per noi una mazzata sui denti, non ci aspettavamo 9 milioni e mezzo. Come li gestivamo? Questa volta li gestiamo. Se questa volta scendono 9 milioni di persone, questa volta li gestiamo. E l'altra volta, nel 2013, il Movimento 5 Stelle non partecipò. Sono le lobby di potere da cui provengono. Noi non vogliamo nessuno. Nessuno vogliamo. Vogliamo il popolo. Che il popolo si svegli. Il 10 dicembre noi partiremo. Datemi una mano. Ma è possibile venire a parlare anche di queste armi, di queste tecnologie tutto. Che possono bruciare i raccolti? Tutto viene messo in discussione. Tutto. Tutto viene ristudiato e rivalutato. Nulla viene accettato. Nulla. Noi abbiamo messo su dei gruppi di studio, se mi dà una mano il tuo gruppo di studio, che sia il benvenuto, dove noi diciamo da domani le cose si fanno in questa maniera e quindi non più in quest'altra. È ufficiale, allora è la nostra collaborazione. La vostra collaborazione allora, è richiesta. Presidente Francesco Passeretti ha sentito? È richiesta. È ufficiale la collaborazione. Lo studio, fate il gruppo di lavoro, mi date la relazione. La relazione insieme a tutti gli altri studi sull'alimentazione, sulla sanità, sui trasporti, tutto viene compreso in un nuovo coinvolgimento reale dell'economia italiana. L'economia italiana viene totalmente trasformata. Guardate, noi siamo preoccupati che stiano mettendo in difficoltà la nostra Costituzione. Il primo settembre creeremo i guardiani della Costituzione. Chi si vuole iscrivere e diventare guardiano della Costituzione è libero di farlo. Daremo a ciascun guardiano della Costituzione 1000 Italo, che sono? È una moneta virtuale. Attenzione, le monete virtuali adesso corrono e valgono. Io ho già chiesto 100 miliardi di Italo per fare le varie attività. E il cittadino può cominciare a far valere l'Italo. Parecchi imprenditori hanno detto io l'accetto come moneta di scambio, perché è meglio l'euro che lo devo pagare all'Europa. Me lo creo da me, non lo pago, ce l'ho gratis, la moneta non pago all'Europa. Però nello stesso tempo io te la do e tu mi dai la carne, e tu mi dai il pane, e cominciare a fare lo scambio. Io ho un debito, pago con Italo, non pago più in euro. Vediamo come va a finire questa storia. Noi daremo 1000 Italo a testa ad ogni guardiano della Costituzione. Partiamo con una nuova moneta. Ve la faccio vedere. Se me la vuol dare a me adesso, davanti a tutti, a me va benissimo. Ecco, bellissima. Facciamola vedere alla telecamera. Questa moneta ha un pregio, non costa niente. Mentre 50 euro costano, dobbiamo dare 50 euro all'Europa. Anche se per San Palla l'Europa spende 2 centesimi fra inchiostro e carta, ci chiede 50 euro, questo è gratis. E ci scambiamo. Ok. E essendo gratis, non paghiamo più le tasse. È gratis. Che cos'è una moneta? Un pezzo di carta, quello che conta la carne, il pane, che ci scambiamo. Scambiamo il carico. Vedete che c'è la rivoluzione, che quelli che stanno facendo Salvini e Di Maio sono delle barzellette. Questa è la rivoluzione, quando tu prendi e te la rimetti in mano la moneta. Questa è la vera rivoluzione, il resto sono tutte chiacchiere. Ok, ringraziamo il generale Pappalardo. Allora, ritorniamo al tema ufficiale del nostro incontro, della nostra riunione. Io vorrei incominciare a far parlare alcune persone delle varie testimoni di queste armi ad energia diretta, ad onda convogliata, di questo target individuals, e incominciare a far dire loro, a far leggere loro alcune lettere di alcune testimonianze, di alcune vittime che non sono potute venire qui a Roma,
ma che hanno voluto dare la testimonianza direttamente tramite una loro lettera, che è una cosa importante. Lascio la parola alla nostra amica. Vuoi venire qui? Siediti qui, dai. Qua. Allora, vedi un po' se si sente. Pronto? Si sente? Sì. Vai, parla. Ok. Qui ti do direttamente l'altro microfono. Aspetta, vai. Pronto? Si sente? Sì, vai. Ok. Allora, ritorniamo un attimo con la lettura di questa lettera, che è una cosa molto importante, di una vittima del controllo. Leggerò questa lettera da parte di una persona che è vittima di armi elettromagnetiche di Firenze, e ci tenevo a leggere una lettera perché è emblematica della situazione nella quale si trovano tante persone, con i telefoni che vengono bloccati. Ciao. Dai, Sicilia, ecco. Vai. Perché devo leggere la lettera di una persona? Perché non è potuta venire? Perché è in gravi condizioni di salute? Perché non ha il collegamento telefonico? Perché se apriamo un collegamento telefonico probabilmente interrompono la sua capacità di parola? Perché bloccano le connessioni internet? E quindi questa persona e la sua capacità, o il nostro diciamo gruppo che ha avuto la possibilità di dare un sostegno alla sua voce, vuole essere emblematico di tante altre persone che però non hanno potuto essere qui oggi perché la loro economia viene controllata. Gli vengono distrutti i beni materiali, la salute, le possibilità di comunicazione, internet, il telefono e quant'altro. Quindi questa lettera di questa vittima di Firenze è emblematica e diciamo simbolica di tante altre vittime che appunto non riescono a muoversi da casa e non riescono ad essere qui. Ecco, scusate. Sono tre paginette, quindi quei 7 minuti. Cominciamo allora. Da decenni mi sono accorta che intorno a me sistemi e mezzi elettronici sistemi e mezzi elettronici usati da criminalità organizzata. Avevano un fine ultimo: impossessarsi di beni altrui al massimo, ma con pagamenti irrisori. Ho visto il perfezionarsi tecnologicamente questo apparato criminale e mi sono sottratta più volte a condanne a morte, grazie a continui esposti e denunce. Ovvero, questa persona attraverso le denunce non è riuscita a far incriminare i suoi persecutori, però nel momento in cui denuncia o produce un esposto in procura a Firenze, queste persone abbassano l'aggressività, i suoi persecutori. Per quanto ho verificato, il sistema da loro usato erano e sono iniettamenti a laser e di altro collegato in punti interni del corpo, trovati con la massima precisione, poco per volta, giorno per giorno, da remoto. Non si tratta degli unici sistemi che la rete criminale ha in uso, poiché con questi mezzi fanno di tutto. Non sono mai stata zitta, ho esposto supposte truffe, ladrocini, distruzioni, danni all'ambiente, uccisioni di cani di casa, perpetrate tutte con strumenti elettronici, da una centrale e non. Ho sempre allegato foto di ciò, anche se truccate da costoro, spiegato che questa per loro era una prassi, truccare foto, video, eccetera, che fossero di chiunque. Una malattia. Ciò perché la loro prima preoccupazione è far sparire le prove di tutto ciò che fanno. Ho dovuto sempre spiegare che le foto mi venivano truccate nel dispositivo, poiché mi veniva presa sempre la connessione entro le 24 ore dall'acquisto. Per qualsiasi apparecchio fanno così e non gliene è mai sfuggito uno.
Sono infatti seguita in casa e fuori, in ogni cosa che faccio e sempre sono ostacolata nello svolgimento di ogni azione. Ho difficoltà anche a farmi fare lavori di ristrutturazione in casa o nel terreno attiguo. Ogni ditta viene avvicinata. O la si minaccia o la si fa desistere dal venire o la si invita a farmi richieste per servizi, per esempio di tagliatura degli alberi, sostituzione vetri, aggiustamenti, infissi, eccetera, a cifre esorbitanti che poi si dividono tra sé. Rubare, sabotare, distruggere, avvelenare, soprattutto poco per volta e uccidere piano piano mediante, tra virgolette, terapie mortali, occulte ed invisibili, iniettando con plasma persino resi nei liquidi o altro per ostruire, gonfiare, è il loro sistema. E l'ho verificato. Collegano il tutto ad alterazioni di esiti di analisi o referti, anche all'insaputa di chi li analizza, per rendere veritiere le diagnosi di malattie, anche mortali, in realtà create da loro. Ho sperimentato, verificato ciò, ripeto. Con i dispositivi in loro possesso sono in grado, dopo l'uso fattone, di fare sparire sostanze e materiali che sono loro serviti per ostruire canali dell'aria, canali venosi o altro. Sono sempre in grado, con i loro mezzi, di tornare indietro e far sparire quanto fatto in precedenza. Sono i più grandi simulatori mai esistiti. Hanno impostato il loro operato nel far credere che... Grazie a queste ambiguità nessuno ha capito esattamente come lavorassero e sono potuti arrivare ad estendere la rete che ci aliena. Loro acquistano auto, immobili, ville, trafficano in ogni settore di guadagno illecito, grazie alle capacità di alterazioni di tutto. Sono ovunque, hanno collusi negli uffici anche pubblici. Niente procede mai come voluto o dovuto. Bloccano procedimenti, ideano, congetturano. Suppongo che le espugnazioni di zone che avvengono a scaglioni, di negozi, ville, eccetera, siano opera loro. Glielo consentono i loro mezzi evoluti e con essi aggirano ogni pericolo di essere presi in flagrante. Suppongo che gli esperimenti sulle persone siano coperture per depistare. Io constato sempre solo il fine di lucro. Gli esperimenti li fanno sul 70% dei cani, questa persona possiede dei cani, per imparare a maneggiare i dispositivi e conoscere le reazioni delle persone. Ogni dispositivo che attivo viene annichilito entro la notte, compreso l'impianto antifurto, dove notifiche, attivazioni, disattivazioni vengono truccate subito. Così che non ho mai la possibilità di tenerli fuori da casa mia. Entreranno continuamente e non potrò dimostrarlo non risultando dai dispositivi. Studiano questo sistema da decenni e decenni. Sono malati di mente che sanno fare solo crimini e conoscono però il ragionamento logico. Mi hanno fresato le ossa del viso trasformandomi, mi hanno alzato le unghie dei piedi perché non mettessi più le scarpe, mi hanno piallato i malleoli delle caviglie, cambiato la disposizione delle gambe. Spostano le ossa, fanno diventare curve le persone e ne ho viste tantissime di giovani così lavorate. Tutto secondo fantasia e poi arrivano a creare, confezionare malattie agendo sugli organi interni. Ho seguito molti miei cani in queste orride manipolazioni. Li soffocano, li pilotano nel respiro, bloccano l'intestino, il flusso sanguigno e ogni altra funzione che abbiamo pianificato. Lo fanno anche su di me. Al momento, almeno in Italia, dove tutto ciò è usato solo a scopo di lucro e non più politico, questa è la cosa più grave che esista ed è la prima da debellare. Nel mio caso vogliono i miei beni per pochi spicci e in parte ciò che era esportabile e di valore è già sparito, tutto, compreso anche somme di conti bancari. Mi hanno ripulito di tutto, poco per volta, elaborando traffici complessi che collegavano a tribolazioni fisiche per togliermi la forza di ribellarmi. Dai narcotici agli iniettamenti interni hanno provato di tutto con me. Con i miei fornitori è stata, con i miei familiari è stata la stessa cosa.
Dove c'è denaro e roba da rubare, ci si annidano per generazioni. Purtroppo questo è quanto ho dovuto verificare. Consiglio poi di portare di persona gli esposti alla procura, perché se spediti per raccomandata possono essere asportati e fatti sparire o alterati. Ecco, questa è la testimonianza di una vittima da Firenze, a cui appunto stanno disintegrando, oltre che la salute, qualsiasi tipo di bene materiale. Noi vittime del controllo mentale sappiamo come funzionano questi sistemi e questi armamenti. Dietro ci sono dei militari esperti in tecnologie di guastamento, cioè sono dei guastatori che sono esperti e specializzati nel creare danni di ogni genere su qualunque tipo di tecnologia. Se io sparo una frequenza su un sensore dell'allarme, l'allarme parte in continuazione, oppure cambio la temperatura interna del sensore, l'allarme scatta. Loro lo sanno, operano con queste frequenze, con queste tecnologie per creare dei danni. Al momento che noi stacchiamo l'allarme, loro poi lo sanno che l'allarme è stato scollegato e loro entrano. Quando ci colleghiamo con le telecamere remote attraverso la rete Wi-Fi, loro si collegano tramite la rete e vedono tutto quello che vediamo noi, perché loro accedono a qualunque tipo di tecnologia, a qualunque tipo di sistema. Metti 100 password, è uguale, non cambia niente, perché tanto loro vedono la tua tastiera mentre te digiti e vedono il numero della password in tempo reale, perché è tutto registrato, il nostro computer, i monitor, i telefonini, tutto quello che noi facciamo, addirittura la posta che ci arriva dentro casa, vedono attraverso i nostri occhi, effettuano delle scansioni con telecamere satellitari che possono vedere fino a 100 metri sottoterra. Dovete pensare una cosa, quando è stato pochi giorni fa, un satellite è andato su Marte e ha scoperto l'acqua. Cioè, se riescono a scoprire l'acqua sottoterra su Marte, pensate sulla Terra come ci vedono dentro casa, così, normalmente. Ovviamente ci vedono come il body scanner, tanta gente mi dice, ah no, a me mi vedono benissimo, vedono qua, vedono di là. Vedono delle sagome che camminano. Questa tecnologia è una tecnologia molto avanzata, che abbiamo fatto un calcolo approssimativo vedendo le altre tecnologie di altre società come operano. Un satellite spia mediamente costa 500 milioni di euro. No, un euro, due euro, quell'altra 20 euro, 30 euro, si compra su Amazon la tecnologia. Non è possibile acquistare una tecnologia del genere perché ha dei canali riservati, dei canali privati, e poi anche che acquisti il satellite ma lo devi mandare in orbita, e quindi è praticamente impossibile operare con una tecnologia senza avere il consenso di una forma di forza armata, forze dell'ordine, massonerie occulte che operano per far utilizzare questo tipo di tecnologia. Quando ci siamo sentiti con Cecilia, abbiamo parlato ovviamente del fatto che questo evento è un evento mondiale e lo stanno oggi manifestando in moltissime piazze del mondo. Dopo, se riusciamo, faremo dei collegamenti con le altre piazze, perché è una cosa importante. Quindi, se io sono matto, lei è matta, lui è matto, l'altro è matto, ma com'è che 50 piazze di tutto il mondo manifestano lo stesso identico evento? Target individuals day. C'è qualcosa di strano? Perché questi hanno la possibilità di studiare, interagire e manipolare le nostre frequenze a loro piacimento, e nessuno può dire stanno usando quell'arma, stanno usando quell'altra, perché l'arma non si vede, è un'arma occulta. Avete visto ultimamente il ponte di Genova? Chi dice che non è crollato perché sono cascati i tiranti, ma addirittura dicono che è stata un'esplosione? Cioè un'esplosione controllata?
Lo sapete quanti miliardi gireranno per quel ponte? E voi manco ve lo immaginate. Le società che cambieranno delle autostrade, cambieranno tantissime cose, gli appalti, le manutenzioni su tutti i ponti e su tutte le autostrade di tutta Italia. Qui parliamo dei miliardi di euro che escono così, come se fosse niente adesso. Quindi il generale Pappalardo prima ha detto una cosa giusta. Stanno distruggendo la Costituzione in un certo senso, perché mettono al potere persone che pensano di risolvere determinati quesiti, ma in realtà pensano tante volte solo alle cose loro, perché infatti dopo un po' quello viene indagato, quell'altro viene arrestato, quell'altro ruba di qua, quell'altro ruba di là. Ovviamente chi sta a un potere così in alto non è proprio pulito, e infatti si vede sui giornali, social network, che scrivono in continuazione notizie da tutte le parti che si parla di queste cose. Adesso io voglio sapere la tua storia, Cecilia, che è una cosa importante, perché te hai parlato adesso di questa persona, di questa vittima che viene attaccata con queste armi, con queste tecnologie. Però noi ci siamo sentiti, anche te hai subito determinate attacchi, certo, determinate manipolazioni. Mm-hmm. E questa è una cosa importante. Sentite anche questa testimonianza, che è importantissima. Allora, attualmente io sto subendo sia le voci al cranio, si chiamano, comunque un'emissione radio che comunica nel mio cervello 24 ore al giorno. In genere attualmente ricevo simulazioni dei pensieri delle persone che ho intorno. In determinate situazioni ho potuto verificare che il mio cervello era collegato direttamente con il cervello delle persone che avevo vicino. Quindi questa telepatia artificiale o sintetica, come la vogliamo chiamare, in realtà è applicata non solo a me, ma pure alle persone che io ho intorno, le quali spesso, pur avendo lo stesso tipo di esperienza che ho io, non si definiscono vittime di armi elettromagnetiche, nel senso che il nostro definirci vittime di armi elettromagnetiche si riferisce a una percezione di abuso. Ci sono molte persone intorno a noi che hanno le stesse esperienze che abbiamo noi, che stiamo denunciando questa situazione, e la subiscono passivamente, oppure la ritengono addirittura corretta, questa esperienza. Questa delle voci è iniziata nel 98-99. Vi devo confidare che quando sono iniziate le voci mi sono successe delle cose talmente traumatiche. Scusa che ti interrompo, dopo devi dire il tuo lavoro, perché la gente, siccome ci prende per pazzi, sentite che lavoro fa la ragazza. Sì. Un attimo, allora poi ve lo dico. Quando sono iniziate le voci, mi sono capitate degli eventi estremamente traumatici, ed è anche, io lo dico sempre, perché parlando con tante altre persone che fanno questa sgradevole e drammatica esperienza, le persone rimangono annichilite quando cominciano le voci, quando cominci a renderti conto che qualcuno da fuori può muoverti il corpo, che qualcuno da fuori può decidere quello che tu pensi e tu non sai chi è, perché mediamente quando inizia questa esperienza tu sei stato tenuto lontano dalle informazioni che ti possono aiutare a capire cosa ti sta succedendo, no? Vieni imbozzolato in situazioni sociali, diciamo, cuscinetto, e tu non sai niente, sei tutto aereo, e ti cominciano a succedere delle cose assolutamente inspiegabili. Chi più chi meno ha fatto un'esperienza di annichilimento all'inizio di questa esperienza. E così è stato per me. Addirittura in quel periodo io certe volte ho cercato varie volte di scrivermi un diario, e non ci sono riuscita, nel senso che non mi ricordavo più che cosa avevo fatto in aprile, che cosa avevo fatto in novembre, che cosa avevo fatto in maggio. Ci sono riuscita quasi del tutto ricordandomi i lavori che andavo a fare, perché allora ricordavo il 5 di maggio ero lì, il 10 di maggio ero di là, in aprile ero di qua, con l'agendina in mano, ma con una grandissima confusione mentale sono riuscita a ricostruire quel periodo.
Oltre alle voci, ovviamente, sono iniziati tutti quei sintomi che le persone vittime di questi abusi hanno: il corpo che si muove da solo, l'impossibilità a muoversi, il controllo delle tue azioni attraverso degli ordini che tu ricevi. Poi, avendo io precedentemente, per fortuna, realizzato una laurea in psicologia, precedentemente all'inizio delle voci, ho potuto in qualche modo decodificare alcune delle cose che mi venivano imposte, cioè erano delle comunicazioni di tipo ipnotico. Non è l'ipnosi tradizionale con il pendolino che ti porta in giro agli ordini di qualcun altro, ma è comunque una forma di comunicazione attraverso traumi, aggressioni, minacce, e sono forme di comunicazione molto scientificamente calcolate che noi riceviamo, e dalle quali una persona normale non è consapevole, non le ha studiate e non ha difese. Perciò sono così efficaci. E perciò io ti consiglio sempre alle persone che stanno facendo la mia esperienza di studiare cos'è la comunicazione ipnotica di Erickson. C'è uno psicologo specifico che si chiama Erickson, che spiega abbastanza dettagliatamente i passaggi di quello che è una comunicazione ipnotica, cioè una persona con la quale io sto parlando, con la quale sto dialogando, e quindi questa cosa può essere generata dal dialogo interiore attraverso le comunicazioni radio delle voci in testa. Questa persona può, se ha un dominio scientifico di quello che fa ed è segue un copione molto specifico, può agire delle comunicazioni che portano me a perdere il controllo di me stessa e a farmi guidare in maniera passiva dalla persona che ho che sta agendo questo tipo di comunicazione. Quando questa cosa ci arriva in testa, questa azione, questo dialogo, noi non ce l'abbiamo più con una persona, potremmo avere a che fare con degli operatori, ma potremmo anche avere a che fare con un programma sintetico, con un programma di telepatia sintetica, che è collegato a una forma di intelligenza artificiale, dove sono codificati questi comportamenti comunicativi ipnotici, e quindi ancora più potenti che non la persona reale che agisce una comunicazione ipnotica. Quindi in quel periodo io ho perso il controllo di me stessa, non completamente, però parecchio. Fortunatamente negli anni ho recuperato un po', allora a determinate persone a cui avevo provocato dei danni sono andata a chiedere scusa, sono andata a riaggiustare le cose, ho cambiato certe abitudini. Ma in quel periodo le voci, ed è, credo che questo lo abbiano fatto a 1 miliardo di persone, mi inducevano in maniera pressante in azioni negative nei confronti di me stessa, soprattutto, innanzitutto nei confronti di me stessa, in maniera da mettermi in una posizione aggredibile socialmente, no? In particolare io ho ricevuto un'induzione 24 ore al giorno smartellante per settimane alla droga. Io ho un carattere fatto così, non so da dove mi esce o forse posso intuirlo, cosa su questa cosa non ci hanno imbroccato per niente, perché non ho mai fatto uso di droghe neanche leggere, sono allergica al vino pesantemente, per cui ho una forma di patologia che si chiama ebbrezza patologica, per cui non posso bere proprio. Insomma, questi qua volevano seriamente che io mi drogassi. Ora, io mi immagino una persona meno attrezzata culturalmente di me che venga indotta alla droga o a comportamenti di autolesionismo. In quel momento inizia comportamenti di autolesionismo. E dopodiché uno dal di fuori, che non sa che questa persona è sottoposta a telepatia sintetica, che non sa che è sottoposta a una forma di comunicazione ipnotica, che non sa che lo massacrano tutte le notti impedendogli di dormire, e l'impedimento a dormire è anche
una forma di lavaggio del cervello. Proprio l'assenza di sonno trasforma la nostra fisiologia ed è usata anche come forma di interrogatorio reale dalle forze armate nelle varie situazioni di guerra, ed è usata anche dalle sette. E posso parlare di un'associazione italiana? Ok. E questa... Com'è? Sì, ci sono studi che confermano che in determinate sette attualmente presenti nel territorio italiano, agli adepti viene fatto proprio un lavaggio del cervello, e uno degli step, dei passaggi del lavaggio del cervello, è l'assenza di sonno. Quindi quando noi che siamo vittime di queste armi veniamo ridotti all'osso, ci fanno dormire 2 ore, 3 ore, questo è esattamente lo scopo del lavaggio del cervello, cioè di farci spostare nelle opinioni che abbiamo interiormente o nei comportamenti. A me facevano mancare il sonno e poi mi dicevano drogati. Ok, io sono riuscita a difendermi da quel lato là, oppure mi inducevano in comportamenti, come posso dire, di esibizionismo sessuale, in maniera che io fossi possibilmente giudicata dal mondo esterno come una poco di buono. Attualmente continuano a cercare di buttare in giro la voce del sei una poco di buono, e se non che crolla tutto perché non hanno nessun appiglio in nessun comportamento mio, e certe volte ho potuto minacciarli di essere, come si dice, di essere accusati di essere dei calunniatori. Ok? Perché se una persona ti insegue dicendo tu mi fai questo e tu non hai alcun comportamento a cui quell'accusa si possa appigliare, quella persona ti sta calunniando, quindi puoi difenderti. Di fatto però continuano, sono 20 anni che vanno avanti. Ora, la cosa importante, e che questa la trasmetto per aiutare altre vittime che possano trovarsi in queste situazioni, è che tutto quello che, in cui ci inducono attraverso le voci, la stanchezza, le malattie, eccetera, sono tutte spesso situazioni per vedere di metterci alla berlina sociale, in maniera che la gente che non sa cosa stiamo subendo possa in qualche modo diventare il nostro giudice. Quindi nel 98, quando mi sono iniziate queste, le voci al cranio, è successo tutto questo. Volevo dire una cosa, non mi viene più in mente, e comunque il blocco della memoria temporanea lo conosciamo, sì, guarda, perfettamente. Avevo un pensiero, è scappato via. Sì, no, ma questi sono blocchi per fare in maniera che io non dica certe cose, perché non sono mai casuali, ormai li conosco. Io ho un pensiero, il pensiero svanisce nel nulla, ed è differente da quando perdi la memoria normalmente. Una persona che fa l'esperienza della telepatia sintetica alla fine distingue, e ovviamente non pretendo che una persona che non la fa, ecco. Comunque di fatto bisogna essere molto astuti nel capire che tutte le induzioni che loro fanno, specialmente all'inizio, sono induzioni a fare in maniera che noi sbagliamo su noi stessi, per poi poter essere additabili. E quando non riescono più a fare niente, cosa fanno? Ti spaccano la macchina e poi ti mandano qualcuno a dirti: vedi che non mi paghi i debiti. Io gli dico: guardi, quando smetteranno di spaccarmi la macchina, le pagherò i debiti. Allora metti in moto una macchina sociale di gente che comincia a pensare. Dovete rispondere verbalmente con calma e con precisione, con capacità, diciamo, umana di affrontare l'argomento alle persone che ci interpellano, che ci accusano, perché molti di quelli che ci accusano non sanno di queste situazioni. Perciò se uno viene a dirgli: non mi paghi i debiti, guardi, mi hanno spaccato la macchina 5 volte il mese scorso, se lei mi dà una mano a beccarli, io un giorno forse riuscirò a pagare i vostri debiti. Ok, questa era un'altra cosa che volevo, un altro aneddoto, no? E poi mi fermo e lascio...
Una cosa molto grave che mi è capitata da quando ho iniziato tutto questo, diciamo che la mia situazione è molto peggiorata nel 2008, quindi circa 10 anni dopo e circa 10 anni fa, quando io dichiarai che feci una dichiarazione politica che va contro alla situazione che c'è attualmente dell'Italia. Lì partì un stalking lavorativo, affettivo, cioè mi ricordo che in quel periodo lì nel 2008 perdevo un amico al giorno, litigi, poi io non sapevo ancora dell'esistenza delle armi, perché io per 14 anni ho pensato di essere una telepate, non capivo né perché né come mai, ma essendo io tra l'altro persona umanista e pacifista, non so niente di armi. C'è proprio il nulla, mi dedico a leggere libri di poesie, altre cose che riguardano l'umanesimo, la tecnica, eccetera, cioè proprio zero. E quindi loro hanno approfittato spudoratamente di questa cosa, quindi lì è anche stata una lezione di vita per me, imparare a dedicare del tempo ai propri nemici, disgraziatamente va fatto. E ad ogni modo... uno step ulteriore del mio controllo è stato quello di essere aggredita e torturata a vivo da un dentista. E molte persone, molte vittime sono coinvolte in situazioni particolari di mala sanità con i dentisti. Molte vittime. E questa persona è stata da me regolarmente denunciata in procura. Sono iniziate le indagini preliminari e io ho anche acquisito gli atti e sono molto interessanti. Poi però è stata, come si dice, archiviata perché il fatto non è reato. Cioè questo mi ha pizzicato i nervi della faccia che non erano coperti dall'anestesia, i nervi vivi durante una cura canalare. Io sono svenuta dal dolore, l'ha fatto varie volte dopo che gli ho detto smettila, ha continuato, intanto parlava col suo collega, gli diceva ah ma guarda, ma questo è il nervo tale, questo è il nervo tale altro, loro possono, e loro possono è disgraziatamente una parte della nostra scena quotidiana, qualcuno può fare determinate cose, no. No, quel dentista lì, secondo me, sa tutto, conosce le armi, conosce il progetto Monarch, era un trauma provocato di proposito su di me, che era collegato a un altro trauma fatto da un dentista che io ho ricevuto da bambina. Il progetto Monarch, cari miei, parte da molto prima, nelle nostre vite, nelle vite di tutti. Di tutte le vittime, di sicuro. E ad ogni modo, dopo che io ho fatto questa denuncia, praticamente ero su uno svincolo di una strada che è in sopraelevata e finché stavo facendo la curva mi arriva un SUV e mi spinge 3 volte contro il guardrail, cioè tipo per farmi cadere, dico questa vuole, mi vuole accoppare. Fortunatamente a me piace guidare, so guidare bene e praticamente alla fine ho sterzato io a sinistra, questo si è preso paura di graffiarsi la macchinina, è partito in quarta, io gli sono andata dietro e poi ho scoperto l'identità di questa persona. Questa persona era un tecnico odontoiatra che lavorava per quel dentista che io avevo denunciato. Quindi questo è un altro consiglio che io do alle vittime. Quando delle persone vi aggrediscono e sono persone pubbliche, cercate i loro legami con le altre persone, perché i loro amici, conoscenti, colleghi o cosa potrebbero essere coinvolti in maniera pesante nelle vostre persecuzioni, che siano le voci, che siano le aggressioni, perché noi vittime di armi elettromagnetiche riceviamo anche tante aggressioni per la strada. Studiateveli, andate a vedere. Io sono andata a casa di questo qua, gli ho suonato il campanello e il vicino mi fa guardi che lo so che lei è qua che lo aspetta, gli faccio sì e poi glielo dico sì, gli faccio ma lei sa, sempre bisogna affrontare le persone, informarle, gli faccio ma lei sa perché io sono qui? No, e io sono qui perché questa persona per strada ha cercato di uccidermi e lei lo sapeva, questo vicino in piccione ha fatto così, ha preso le sue cose, se ne è messa
nella borsa e è rientrato in casa. Le persone non sanno, vanno affrontate, bisogna dirgli le cose con calma, con determinazione, con la faccia di uno che è arrabbiato come una iena perché gli stanno distruggendo la vita, però con i dovuti modi, ma mai tacere. Le persone vanno informate. Ecco, questa era un altro pezzettino della mia esperienza, questa denuncia a questo dentista, che poi ho scoperto fare parte di gruppi estremisti, religiosi estremisti, vabbè, c'è di tutto di più. E, va bene, insomma, da lì, poi dal 2012, perché questa aggressione dal dentista l'ho ricevuta nel 2012, è partita la parte ancora peggiore della persecuzione, cioè l'invasione del mio corpo attraverso frequenze che provocano malattie e altro. E quindi mi trovo qui a denunciare questa realtà, sperando che anche l'unità tra altre vittime, con Emiliano e con altre persone che usano la loro voce per dire che questa cosa sta succedendo, sperando che questa voce diventi un po' un pungolo sia per chi le agisce queste cose, sia per chi le sa e tace, e magari prendere un po' di coscienza per chi non le sa. Ecco. Volete fare qualche domanda? Qualche domanda? No? Nessuna domanda? Allora, vai. Buonasera, sono Raffaele Cavaliere. Due riflessioni. Abbiamo ascoltato la testimonianza della signora di Firenze e chiunque di noi si è posto sicuramente qualche quesito. La prima domanda che una persona comune si fa è: ma questa signora sicuramente è paranoica? Cioè è un caso psichiatrico che probabilmente si inventa tutte queste storie. Poi abbiamo sentito anche la testimonianza dal vivo di una persona che ha subito queste manipolazioni, e io vorrei darvi alcune informazioni, perché non so se tutti sono specializzati per quanto riguarda questi meccanismi che possono condizionare la mente di una persona, cambiare il comportamento di una persona o addirittura farla ammalare. Allora voglio darvi un segnale di speranza. C'è una biologa statunitense che ha lavorato all'Università di San Diego, spero che sia ancora lì, che anni fa ha mappato le frequenze di tutti i parassiti, la dottoressa Clark. Tant'è vero che ha inventato una macchinetta chiamata Zapper per uccidere virus, batteri e quant'altro, funghi e cose altro. Perciò noi sappiamo che a livello scientifico si sa esattamente la frequenza di ogni organo, si conosce la frequenza di ogni essere vivente. Io vi ho portato l'esempio al positivo, perché ascoltando le due testimonianze uno dice: questi sono tutti matti, come fanno? Ma come sui vaccini. Adesso ci arriviamo, però fammi articolare il discorso, perché altrimenti saltiamo da un argomento all'altro. Allora, noi abbiamo la testimonianza della dottoressa Clark, che ha sviluppato una macchinetta, ci sono quelli in commercio che uno può comprare per pochi soldi, chi conosce la Clark può leggere il libro e si trova addirittura lo schema elettronico. Io personalmente mi sono costruito uno Zapper una ventina di anni fa, perché con 5 euro tu riesci, all'epoca c'erano ancora le lire, con 10.000 lire tu riesci a comprare le componenti, e io sono psicologo, non ci capisco niente di tecnica, però lo schema nel libro della Clark, La cura di ogni malattia, ti consente anche a un profano incapace di costruire lo Zapper. E per un periodo l'ho sperimentato, perché io sono abituato a lavorare a livello empirico. Fammi vedere se effettivamente si possono debellare anche malattie stupide come raffreddore. Allora, la dimostrazione di tutto quello che abbiamo sentito, in parte è stato detto anche dal generale Pappalardo, è che
c'è anche una tecnologia che ci consente di curarci senza spendere soldi in chemioterapia, in farmaci o in altre tecniche, attraverso una macchinetta che elimina i patogeni. Addirittura il cancro, il cancro lo sapete, è un virus, si può curare anche con lo zapper del cancro. Allora, questa è una dimostrazione. Potete immaginare che a livello militare questa tecnologia, tu hai usato il termine di telepatia sintetica, venga utilizzato a livello macroscopico. Queste armi si chiamano armi psicotroniche. Pensate, i primi a sviluppare armi psicotroniche sono stati i russi che negli anni 50-60 hanno dalla Siberia irradiato il Nord America, cioè l'Alaska e tutta la fascia del Pacifico degli Stati Uniti, cioè Canada e Stati Uniti. Le armi psicotroniche sono state sviluppate in modo particolare al punto tale che gli americani le hanno usate con efficacia durante la prima guerra nel deserto, Desert Storm, del Papa Bush, dove hanno reso i soldati iracheni inermi perché questi erano immobilizzati, stavano lì come delle statue di sale nel deserto, e gli americani sono entrati, sono arrivati fino a Baghdad senza alcuna resistenza. Perciò quello di cui stiamo parlando stasera non è fantascienza, non sono casi psichiatrici di persone paranoiche che credono di essere soggette a chissà quale marchingegno e si inventano tutto perché, non trovando una giustificazione per quanto riguarda il proprio stile di vita, trovano un colpevole immaginario, fantomatico, un'organizzazione criminale che mi leva tutto il mio patrimonio, mi fa isolare a livello sociale, mi crea problemi di ogni genere, vorrebbe indurmi a comportamenti anomali, devianti, in modo che questo isolamento possa essere... Sì. No, fammi finire, poi mi fai la domanda. Allora, dopo integrerai quello che dico. Fatemi finire il discorso, perché è importante renderci conto in cosa noi ci stiamo addentrando. Allora, a livello militare le macchine psicotroniche si usano da una cinquantina di anni con efficacia. A livello personale sappiamo che, essendo la mappa dell'organismo studiata efficacemente, sperimentata addirittura con macchinette semplici come lo zapper, possiamo utilizzarlo per curarci, sappiamo che queste onde vengono trasmesse attraverso l'impianto elettrico. Attraverso quello che noi chiamiamo l'Enel, la corrente, viene utilizzata, e non tutte le persone hanno la tecnologia per schermare la casa. Allora, ma voglio andare oltre, perché noi dobbiamo anche capire il motivo. Queste tecnologie non sono in sostituzione a tecnologie di tipo spirituali utilizzate da sempre. Adesso non vogliamo allargare l'ambiente a considerazioni pazzesche, ma sappiate che si usa la radionica sempre nell'ambito delle cure, dove una persona attraverso un capello può tranquillamente curare una persona a distanza, ma anche a distanza di migliaia di chilometri e quant'altro. Ci sono dei fisici quantistici, io ne ho conosciuto uno che ha sviluppato un computer con una macchinetta, metti sopra il capello della persona, dai il programma per curare quella malattia, quel computer spara 5.000 messaggi al minuto nell'universo, quella persona dopo un mese è sana. Perciò esistono le stesse tecnologie che vengono utilizzate per manipolare le persone, sono state sviluppate anche per curare le persone. Ma voglio arrivare a un concetto più ampio. Noi sappiamo che esistono dei gruppi elitari che non hanno nessuna intenzione di far progredire l'umanità, e il loro progetto dagli anni 90 in poi è stato scoperto chiamandolo globalizzazione. Prima si chiamava mondializzazione, poi il termine economico è mutato in globalizzazione. Con la globalizzazione hanno detto: adesso creiamo non solo il mercato unico mondiale, ma creiamo il governo unico, e si parla di nuovo ordine mondiale.
Questo nuovo ordine mondiale è stato accennato già da Pappalardo, ha detto di Andreatta nel 81 quando ha scritto la lettera alla Banca d'Italia. Sappiamo che nel 92 c'è stata la Betragna attraccata al porto di Civitavecchia e lì c'è stato il primo tentativo di rubarci la moneta, perché il signoraggio bancario, di cui adesso non possiamo parlare, è stato tolto la possibilità allo Stato italiano di produrre la propria moneta, perché è stata privatizzata in parte la Banca d'Italia, completato l'operazione nel 2006 da Romano Prodi e da Giorgio Napolitano. Nel 1992 è stato Giuliano Amato, facciamo nome e cognomi di chi ha distrutto sistematicamente l'Italia su ordine dell'Inghilterra, di potenze esterne. Però queste potenze esterne sono legate tutti alla massoneria. I Bilderberg, di cui si parla molto, è un gruppo paramassonico controllato comunque dalla massoneria. E adesso arriviamo al clou, perché sembra assurdo, ma le tecnologie per manipolare le persone, ho detto la radionica è una tecnica di tipo spirituale, qualcuno può farlo col pendolino, altri si sono inventati i computer con gli aggeggi che trasmettono le frequenze del capello o della fotografia nell'universo e ti curano a distanza di chilometri, come fanno alcuni fisici che hanno sviluppato queste macchine. Pensate che la manipolazione della coscienza collettiva, così viene chiamata in psicologia, tu sei collega, nel mondo della trascendenza viene chiamata egregore. Perciò la massoneria, che detiene la conoscenza e che pratica sia la magia bianca che quella nera, soprattutto quella nera, non ha nessun problema da sempre, non da oggi, a manipolare le masse modificando l'egregore. L'Italia, per esempio, è un egregore. Il gruppo che abbiamo formato stasera è un egregore che può essere manipolato, nutrito o annullato subito dopo che ci salutiamo. Perciò pensate che addirittura è stato costruito il terzo impero, il terzo Reich di Hitler, esclusivamente su tecniche esoteriche. Hess, che era il vice di Hitler, come Hitler e altri personaggi, adesso non facciamo un ripasso storico, erano iscritti alla società Thule, società segreta, la Thule, e questa società segreta aveva una serie di ritualità. Se voi vedete il fascismo, ma soprattutto il nazismo, quelle ritualità si operavano anche a livello macroscopico, le marce, le manifestazioni e quant'altro. Perciò noi sappiamo molto bene che tutto quello che sta accadendo ora per i massoni significa realizziamo l'utile idiota schiavo. Dal 1992, data per noi italiani determinanti, perché lì la Britannia era attraccata nel porto di Civitavecchia, hanno deciso di ridurci in schiavitù. Per i non iniziati, per i non massoni, noi profani siamo utili idioti, ma il progetto è ridurci a utili idioti schiavi. Il discorso dell'utile idiota schiavo è molto più antico, lo trovate anche nei discorsi fatti da Hitler e tutti quelli che arrivano addirittura alla SS, la Schutzstaffel, che era un corpo spirituale armato di persone che non avevano coscienza ed erano capaci di uccidere senza pietà, e loro erano guidati, ascoltate, non stiamo facendo uno spostamento da tecnologia a questioni spirituali, loro obbedivano a delle entità extraterrestri e si parlava di sole nero. Se voi andate a leggere cose così da complottisti, il sole nero sembra ancora comandare alcuni gruppi elitari. Perciò tutto quello che sta succedendo a delle persone comuni, noi abbiamo qui una collega psicologa, abbiamo sentito la signora di Firenze, non sono semplicemente sperimentazioni, sono atti finalizzati a distruggere il tessuto sociale, a creare la degenerazione, a ridurre in schiavitù intere popolazioni. Quando lei parla di telepatia sintetica, dice io leggo il pensiero di Saverio, quello di Raffaele, perché probabilmente noi siamo collegati, forse siamo irradiati e lei
legge questo, ma non perché ha fatto studi di meditazione o appartiene a una setta particolare e ha appreso tecniche appunto trascendentali che possono consentire di collegarsi ai mondi più sottili. Però voglio dire con questo che quello che sta accadendo, adesso si usa la tecnologia, è stata sempre utilizzata per il controllo delle masse. L'impero del Terzo Reich, cioè l'impero di Hitler, era basato esclusivamente su conoscenze esoteriche provenienti in particolare dalla setta segreta di Thule. Perciò pensate a immaginare che cosa ha fatto Hitler, che era guidato da entità, se vogliamo, extraterrestri, in senso che lui stesso lo diceva, così come lo diceva Hess e tutti gli altri. Perciò se ciò è stato fatto senza tecnologia, con mezzi spirituali, pensate oggi che usano la tecnologia, tipo internet, la rete della corrente elettrica, le macchine psicotroniche, sappiamo che abbiamo in Alaska l'antenna ARP, adesso l'antenna ARP è stata sostituita con le antenne a niscemi, perciò noi sappiamo molto bene che veniamo irradiati e veniamo resi schiavi perché ci inducono questa sonnolenza, ci inducono alla passività, ci inducono alla depressione, ci inducono a quell'atteggiamento remissivo, apatico, che consente a chi ci governa di utilizzarci come utili idioti schiavi. Grazie. Era solo un piccolo appunto, che quando lui ha detto induzioni di comportamenti, io mi ero dimenticata di una cosa molto importante che subiscono tantissime vittime e che le persone più consapevoli, giornali eccetera, hanno il sospetto sia messo in atto anche nei confronti di tutti quegli eventi di cronaca in cui troviamo omicidi, suicidi. Allora, io ho subito un'induzione al suicidio nel 2003. Proprio le voci andavano via sparate come un carro armato e io mi dovevo ammazzare. Non l'ho fatto. Non lo so. C'è chi invece sì. Viene veramente rovinato da un tentativo di suicidio, perché nel momento in cui provi a farlo o lo dichiari, vieni immediatamente immesso in una dinamica di psichiatrizzazione dove la nostra psichiatria o collude o è assolutamente non attrezzata e questa persona ha finito di vivere. Se per caso sopravvive, perché c'è anche tanta gente che attraverso l'induzione delle voci muore, suicida, oppure compie un omicidio, suicidio, provocando quelle situazioni drammatiche che noi vediamo sui giornali. Questa era una cosa che prima avevo dimenticato di dire, no? Con le frequenze, con le voci, con le induzioni, con la mancanza di sonno, possono uno dei comportamenti negativi che possono indurre è anche questo. E poi un'altra cosa. Allora, tu hai detto, non è che tu hai studiato tecniche particolari di meditazione, eccetera. Allora, altro è parlare di irradiamento di frequenze, che è una cosa passiva, abusiva e fatta dall'esterno. Altro è parlare di persone che arrivano ad ottenere capacità di autogestione del proprio carattere, della propria energia, così potenti da poter essere anche guaritori o da poter attraverso tecniche di meditazione. Quello che fanno queste armi è proprio cancellare il percorso che una persona realmente può fare attraverso queste tecniche. Cioè, è il dire: ok, non c'è più nemmeno la possibilità di una autocoscienza su questi argomenti, facciamo tutto noi e lo facciamo abusivamente come ci comoda. Capito? Perché sono armi. Cioè, quando noi veniamo in contatto con una persona che è così, che ha capacità di comunicazione ipnotica, eccetera, non lo fa per il bene, non gli viene da una tecnica meditativa, no? Perché quelli a cui viene da una tecnica meditativa sono assai differenti e tu non hai un abuso da loro, ma
è tutta un'altra cosa. Queste armi proprio vanno a coprire anche l'ultimo anfratto che era rimasto all'umanità, che era quello di dire: ok, mi rompi la macchina, però io faccio il mio percorso interiore lo stesso. Non lo puoi più fare, interiore o esteriore, perché comunque attraverso queste radiazioni impediscono anche l'utilizzo di una consapevolezza personale che può essere sviluppata. Da dei blog di alternativi non collegati con politici, eccetera, già nel 91 hanno registrato un colloquio fra Rockefeller, un'industria farmaceutica e la NSA, e parlavano di ridurre la popolazione attraverso i vaccini, perché siamo troppi. Poi ci sono stati i cosiddetti pentiti. Nel 2016 c'è stato Virapen, che era un rappresentante di una famosa ditta farmaceutica, che si è pentito e ha detto che lui praticamente pagava il governo svedese, corrompeva i medici per far distribuire sempre di più questo farmaco. E questa è una cosa che viene usata, l'hanno fatta anche con me. A me nell'80, quando mi ero appena laureata, la Bracco mi ha chiesto di dire che un farmaco per la pressione aveva dato dei benefici, ma io non avevo pazienti, ero appena laureata, che potevo dire? Non ero un medico della mutua, e in cambio mi avrebbero dato delle tavole. Se l'hanno fatto con me con delle tavole, figuriamoci un po' con chi c'ha tanti pazienti. Quindi è veramente catastrofica la situazione. È tutto inquinato, dall'acqua ai campi magnetici, a queste persone che hanno continuamente voci che mi chiedono sempre se sono indemoniate. Molti credono di essere indemoniate e vivono veramente male. Quindi bisogna intanto vedere se c'è una patologia di base, ma se una patologia di base non c'è, bisogna sviluppare una nuova medicina. Però non tutte le speranze sono perse, perché ci sono dei metodi che ci aiutano a difenderci. Intanto l'alimentazione vegana, che rispetta l'equilibrio della terra, un'alimentazione ben equilibrata. Perché quella bambina, quella ragazza che il giornale hanno parlato di una bambina che i genitori avevano ucciso perché era vegana, quella non era neanche vegana, era vegetariana. E se esiste uno squinternato, quanti bambini onnivori muoiono per complicanze dovute all'alimentazione? Ma di quelli non parla nessuno, perché non fa comodo parlare di quelli. La televisione ci bombarda con messaggi negativi. Siamo condizionati dal televisore, da internet, dai tabelloni e da Dio solo sa che cosa c'è. Parlano tutti dei danni del morbillo. Io il morbillo ce l'ho avuto, ho avuto pure la varicella e ancora non sono morta. La possibilità di prendere il morbillo è una su 40.000. I danni gravi del morbillo sono 1.000 volte di più, ma nessuno ne parla. Non c'è la libertà di scelta. C'è una soluzione. Il medico valuti insieme col paziente il pro e il contro. Ci sono i dati ISTA, dati ufficiali, ma li tengono nascosti. Non si parla degli immunodepressi. Non si parla che la malattia ha soglie diverse. Non si parla che molti vaccini sono progettati per non fermare nessun contagio. Il vaccino per il tetano contiene la formaldeide, che è classe cancerogena 5A, l'idrossido di alluminio e il mercurio, che è cancerogeno, non cancerogeno, dà problemi al fegato e ai reni. E la possibilità di ammalarsi di tetano è bassa se si rispettano le misure di prevenzione e protezione.
Il tetano poi non è neanche contagioso. Questo non vuol dire, cioè bisogna secondo me sviluppare una nuova medicina, un nuovo mondo dove ci sia rispetto per tutti gli esseri viventi e per la natura. Per quanto riguarda le voci, c'è una marea di gente che sente le voci. E la cosa più incredibile che mi ha fatto impressione è che pensano tutti di essere indemoniati. Pensano di essere indemoniati e ci convivono. Addirittura mi dicono che se non sentono le voci stanno male, perché le voci fanno talmente parte della loro vita che non sentire le voci gli crea uno squilibrio. Cioè com'è? È tutto senso, sento più niente. Come mai adesso non sento più niente? Che è successo? Le voci fanno compagnia. Come mai tutto questo? Come mai tutto questo? Bisogna sviluppare una nuova medicina, una nuova coscienza, volare in alto, cercare se stessi, trovare delle case in campagna dove c'è l'acqua, dove c'è l'orto proprio, dove c'è l'agricoltura pacifica. Bisogna cercare di aiutarsi con quello che si ha. Io ho tolto la radio sveglia, ho messo il telefono dall'altra parte e giro con la trombalina nera. Però mi sembra che qui non cambia niente. Quindi qui bisogna, il problema è molto più grosso. Secondo me c'è proprio una volontà di sterminarci, perché siamo troppi. La terra non ce la fa, però si può trovare una soluzione. E il mio motto è o tutti o nessuno. O moriamo tutti o non muore nessuno. Brava, brava. Allora, è arrivato il regista Varo Venturi, che lo stavamo aspettando da prima, vorrei fare un applauso al regista. E adesso lo facciamo mettere in mezzo però, perché così la telecamera ti vede meglio. Mettiti qui, Varo. E Cecilia la facciamo mettere... No, attivo. Posso commentare un attimino l'ultima parte della dottoressa? 7 miliardi non sono troppi per la Terra. Primo. Secondo, è una questione di ridistribuzione dei beni. Se noi vedessimo un'immagine satellitare della Terra notturna, noi vediamo quali sono le aree popolate. Sono meno le aree popolate rispetto alle aree ancora libere, perciò la questione che ci sia la fame nel mondo o la questione che ci sia la povertà del mondo non dipende da Madre Terra, che nella molteplicità delle manifestazioni divine potrebbe nutrire anche 15 miliardi di persone. Perciò non è necessario che noi moriamo tutti insieme collettivamente. Quello che potrebbe essere necessario è prendere coscienza, su questo possiamo essere d'accordo, e lavorare affinché questi incontri, come facciamo oggi, di informazioni, muovino qualche cosa. Certo che ciascuno di noi deve fare il proprio percorso, è ovvio che ognuno di noi deve sviluppare una coscienza collettiva basata sul bene comune. E allora, se noi riuscissimo ad avere una distribuzione democratica del cibo, una distribuzione democratica della ricchezza, evitare lo sfruttamento assurdo delle risorse naturali, gli sprechi idem, noi potremmo tranquillamente stare bene in 7 miliardi. Non è necessario che l'1% della popolazione mondiale condizioni il 99%, perciò è una questione di ridistribuzione, non perché Madre Terra non sopporta 7 miliardi di esseri viventi umani. Credo che sia il 15% più o meno, guardando, no? È tutto distribuito nelle parti tra virgolette civilizzate, industrializzate, si vede dallo spreco di luce, no? dalla visione notturna del cose. Dove c'è luce c'è vita. Abbiamo... Certo. È vero che la terra può tenere, ma è vero per noi, non per loro. Cioè, se questa giustizia sociale ci fosse, ma non c'è.
proprio quello che... Non funziona? Funziona? Allora, quello che hai detto te adesso, se ti ho detto tu non lo so, vabbè, quello che hai detto adesso viene a cozzare proprio con la globalizzazione, cioè quel concetto che potrebbero mantenere, ma si potrebbero mantenere 15 miliardi, no 7, viene a cozzare con la globalizzazione. La persona che sta profondendo milioni di euro, miliardi di euro in tutto il mondo per la realizzazione della globalizzazione si chiama Soros, però ed ha degli obiettivi ben precisi che non sto a enumerare, ma si vedono quotidianamente in tutto il mondo. Il discorso è che sul tempo di 3-4 anni fa, ma io poi ho perso la cosa, si fecero i nomi, i cognomi e le fotografie delle persone che fanno parte di questa organizzazione. Sono tutti ultramiliardari e sono i cosiddetti speculatori, quelli che decidono se un mercato, una quotazione, no? Della, per esempio della lira, dell'Italia, debba salire o andare in crisi, perché è alla base della loro speculazione, che poi rigirano a uso e consumo della globalizzazione. La ringraziamo, così facciamo proseguire il regista Varo Venturi, perché ci dovrà far vedere un video di un nostro caro amico che adesso non c'è più, che lui ha combattuto proprio le armi psicotroniche, ha combattuto il controllo mentale, ha fatto tantissimi video testimonianza. Siccome noi stavamo gli ultimi giorni stavamo vicino a lui, Varo ha voluto proprio fare un video dedicato a lui in esclusiva, anzi per questo evento. Stefano, invece per te. Sì, vai. Sì. Eccolo. Oh. Vabbè, la strada che hai preso tu era giusta, ovviamente, per arrivare, come dire, no, a cercare di capire le radici della situazione, perché poi la difficoltà. Sì, vabbè, poi sono legati anche a tante organizzazioni che già conosciamo, di cui a volte si parla sia ufficialmente sia invece a livello di controcultura, di controinformazione, no? Adesso è inutile addentrarci lì perché è una strada giusta, ovviamente, ma è una delle strade e bisogna capire, ripeto, le radici di questa situazione non si misurano soltanto definendo tutti i vari settori che la compongono, ma bisogna andare a vedere i perché dietro delle cose, e ci siamo quasi, stiamo arrivando un po' tutti, chi con la propria esperienza, chi con gli studi, chi con la sensibilità, chi con raziocinio semplicemente, chi con la logica anche, perché basta semplicemente guardare che cosa è più logico per capire il perché di una situazione che a noi sembra grottesca, dopo un pochino, no? Sembra grottesca e sinceramente illogica, no? Perché la distribuzione dei beni non avrebbe senso ridotta così, perché chi già possiede tutto non ha bisogno di impegnarsi per possedere di più, ha già tutto, ha già tutti i soldi perché ha tutte le banche, e noi abbiamo messo da secoli tutti i nostri soldi nelle banche. Nel mettere i soldi nelle banche significa dare i soldi a qualcuno semplicemente, il resto dettagli, una volta che sono lì, ma neanche i malavitosi se li possono più riprendere i soldi. Provate ad andare a chiedere di disinvestire 100 milioni di euro, non è una cosa che quindi, più sei ricco e più sei fermo da quel punto di vista, no? Quindi non è neanche quella l'unico asso nella manica, ce ne sono tanti tutti insieme, c'è qualche altra ragione che trascende e prescinde dalla logica, da quello che riusciamo a capire, e sta nascosta dietro le facce che vediamo sia pubblicamente sia quelle che intuiamo essere dietro quelle pubbliche, che non sono manco quelle pubbliche le facce principali, se no non le vedremo. Chi vuole se gioca a scacchi con tutto il mondo, per intendersi, no? A proposito di là, senza interferire negli argomenti che state seguendo, che sicuramente sono tutti illuminati nel senso buono della parola, chiaramente,
Ero qui anche per ricordare, spero che rientri nei temi principali della giornata, un amico scomparso recentemente, che si chiamava Stefano Pallagrosi, in arte di pubblico divulgatore Felce e Mirtillo, qualcuno ne avrà sentito parlare, è una persona stupenda che si è dedicata per tantissimo tempo alla ricerca e alla informazione, direi neanche più controinformazione, perché continuare a usare il termine controinformazione è autoghettizzante. Noi credo che tutti stiamo cercando di fare una informazione più corretta, più rivelatoria, diciamo, no? Meno intrappolata nelle spire del sistema, per intenderci. Quindi Stefano se ne è dedicato per tanto tempo, partendo da un'esperienza diretta di aver scoperto già negli anni 70, quindi in un'epoca, diciamo, no? Ante litteram, quindi no? Quasi insospettabile, di essere stato una vittima di un esperimento di controllo e manipolazione mentale avvenuta già con le tecnologie dell'epoca, quindi stiamo parlando di tardi anni 70. Essendo un attivista di pseudo-sinistra, adesso puoi parlare di destra e sinistra, il giorno d'oggi è piuttosto ridicolo, ma all'epoca aveva un senso, come sappiamo, per taluni sognatori, per taluni... Quindi grazie a certe sue determinate conoscenze è riuscito a uscirne fuori, altrimenti probabilmente ci sarebbe rimasto secco, nel senso in cui sappiamo, e quindi ha dedicato un po', ha devoluto un po' tutta la sua vita al cercare di informare in maniera anche intelligente, no? E misurata e oculata, cercando di spiegare e raccontare tutto quello che osservava, diciamo, essere fuori dall'informazione ufficiale, fuori dalla realtà. Qualche anno fa ho fatto un film che si chiamava Sei giorni sulla Terra, magari qualcuno di voi lo conosce, e a seguire ho fatto un documentario poi 2 anni dopo per poter, come dire, spiegare un po' meglio il film, che non aveva solo la missione di fare un film di intrattenimento, ma come sapete anche di, no? Aiutare a capire e intravedere alcuni lati oscuri di questa realtà, in cui Stefano ha fatto una bellissima partecipazione, portando anche la sua voce in un coro di ricercatori, tra cui Stefano Tristano Tuis, eccetera, eccetera. E quindi ho ridotto questa quasi ora e mezza di documentario a un piccolo frammento di 10 minuti, quelli dove è coinvolto la presenza di Stefano. Mi fa piacere farvelo vedere e tributargli un ricordo, perché credo che il lavoro che ha fatto rimarrà di grandissimo aiuto per tantissimo tempo. Ovviamente è l'unica cosa buona della rete, che abbiamo scoperto tutti essere una trappola, ovviamente essere un inganno, nata per dare il senso di libertà di comunicazione, di, no? Nessun limite, nessun blocco, ma in realtà, come sappiamo, è la vera trappola di questa epoca, anche se poi in certi determinati casi ci porta a chi si occupa di contro, tra virgolette, informazione, a radicare quello che spiega e quello che cerca e a eternarlo lì, perché per toglierlo ci vuole, no? Insomma, delle varie motivazioni, e chi ha interesse a mantenere lo status quo del sistema non può fare questo senza una valida giustificazione. Quindi in qualche maniera quello che noi eterniamo oggi è l'unica nostra possibilità che possa essere ascoltato anche domani, a meno che il sistema non si inventa qualcosa, come già sta facendo Facebook, cancellando tutte le pagine che si rivolgono contro i vaccini e contro la vaccinazione di questo momento. Beh, Facebook ha già aderito nell'eliminare coloro che inveiscono contro questa vaccinazione grottesca di cui stavate parlando. Quindi fa piacere vedervelo. Gli estratti che vedete dal film sono in inglese, perché sono tratti dalla versione anglofona del film, ma insomma è poca roba, e poi chi lo conosce in qualche maniera sa che cosa si dice, e quindi niente, vediamolo insieme. Grazie. Queste forme di vita non umane usano la paura, che gli permette di avere una chiave d'accesso al nostro campo astrale,
Questa chiave d'accesso oggi ce l'hanno perché hanno campionato e mappato le misure delle nostre radiofrequenze cerebrali attraverso la telefonia mobile. Queste interferenze negative, per quanto siano dannose, d'altra parte sono uno stimolo favoloso per vedere la realtà in modalità che finora non avremmo mai potuto pensare se non grazie allo stimolo che anche queste interferenze ci danno. Scienziati di ultima generazione, scienziati soprattutto di frontiera, menti molto aperte, tanto che per certi versi possono essere paragonati alle menti mistiche, perché in qualche modo la loro mente è già proiettata in un'altra banda di frequenza. Io ho tradotto per molti anni il codice masoretico di Leningrado per conto delle edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti, e ne hanno ancora due che però non hanno più pubblicato perché 2 anni fa io ho cominciato a scrivere ciò che leggo letteralmente negli antichi codici ebraici e che pare essere talvolta molto diverso da ciò che ci è stato raccontato. Bisogna una cosa che gli sono mai detto. L'alieno è dentro di te, l'alieno è qualcosa dentro di te, dentro di te che governa la vita. E in questo contesto è come nasce il figlio. È lo stesso tempio. La Chiesa ritualizza l'omicidio, il crimine, l'assassinio del Cristo. La massoneria celebra l'obbedienza, celebra il segreto, celebra il mistero, la misura ternaria. Le ritualità sono simili, gli arredi, i simboli, la geometria è identica. Li potremmo chiamare tutti i signori del tempo o del tempio. Perché nel frattempo passano gli anni e durante l'ipnosi qua e là la parte amica X, l'alieno X, parla dei rapporti col Vaticano. Io non ho mai pubblicato nulla. C'è più nei film di valutatori di quello che io ho. Your thesis is astounding. Soul slash energy, demon slash aliens who suck the soul slash energy from genetically prepared containers. If you wanted to destroy the old boundaries between science and religion, well, this is an excellent start. There have never been any boundaries, Father, you know that. Obviously, just a matter of terminology. L'ordine gesuita è un apparato militare incentrato sul comando verticale di un superiore generale. E il principio di fondo è l'obbedienza. I loro studi sui contatti alieni sono quanto mai raffinati e dedicano molto spazio alla schedatura psicologica del contattista o del cultista e trattano i ricercatori ufologici come eretici moderni perché portatori di un paganesimo razionalista. Costa Varana, aristocracy, Freemasons, occultists, and Satanists. Saturnia was adopted, or at least she's not the offspring of her father. I was sure of that. They'll do anything to get her back, and that includes Hexabor of Ur. It's obvious. Make it about your week. Better to be on a safe side. No, not him. Why not? What's so special about him? Orders from upstairs. Someone wants his memory intact. Elementi di comando all'interno degli apparati di polizia psichica sono membri dell'Opus Dei più della volta. E se non sono membri dell'Opus Dei, sono membri dei Cavalieri di Malta. Non è un caso che tutti gli apparati di spionaggio e controspionaggio abbiano dei collegamenti sovranazionali in forme di confraternite più o meno segrete. For aliens it's important that we're not aware of the soul. And they manage that by numbing us with media, politics, financial markets, culture. And this is possible only through a mental control program that's overseen both by alien hybrid beings and the world's true powers, what I mean
mean is Masonic lodges, merchant banks, military research institutes, universities, and let's not forget the secret services, of course. La coscienza è continuamente tenuta a bada da questa titanica ipnosi di massa, sostenuta da un programma di agghiacciante ingegneria sociale, che è quello che, a cui siamo destinati, come compariamo in questa realtà duale, in questo mostruoso progetto di creare un'unica intelligenza artificiale, alimentata dalle esperienze, dalle emozioni di un'umanità informatica definitivamente robotizzata. La stampa e le televisioni purtroppo sono il principale veicolo di disinformazione e di manipolazione dell'informazione. Manipolazione totale, che non è solo una leggera distorsione dell'informazione, c'è proprio un capovolgimento totale dell'informazione, nel senso che ci presentano una realtà completamente alterata e proprio delle volte contraria a quella che è. Lo scopo principale è produrre una confusione nelle comunicazioni dell'individuo, un progressivo isolamento dal proprio habitat emozionale, fino al punto di innescare una reazione autodistruttiva nel soggetto. È come il topolino chiuso in una gabbia sempre più piccola e separato dai propri simili. Questo pianeta è fatto dell'80% di esseri che non hanno parte animica, quindi carne da cannone, da macellare, che servono esclusivamente a produrre le risorse per far vivere e sopravvivere 2000 persone. Come se coperto da un intento del nuovo umanesimo, della globalizzazione evolutiva, si nasconda in realtà un piano di dittatura di una minoranza su tutto il resto dell'umanità. I servizi segreti italiani parlano di una tecnologia molto avanzata per il monitoraggio neurale remoto. Questa tecnologia è in grado di prendere l'impulso, il segnale elettrico del nostro cervello, lo prende, lo rielabora, lo in qualche modo decodifica in un linguaggio audio-video e in questo modo hanno accesso ai nostri pensieri, leggono la nostra mente. Al di là delle frequenze, delle intensità con cui vengono sparate, credo comunque che possano essere mirate direttamente sulla radiofrequenza di un singolo individuo. Questo gli permette di arrivare al nostro centro di comando, alla pineale, in maniera diretta, modificare il circuito piezoelettrico in modo che loro possano sostituire il disco senza che noi ce ne accorgiamo. Questo è il programma finale, un'umanità informatica definitivamente robotizzata. Could you please pass me one of your books? Any book, as long as it has barcode. Well, 6.66. Could it be just a matter of decimal points? This is maybe what the Bible is trying to tell us. This is what holds down our consciousness, a frequency. L'elite esoterica, geniocratica, che ha il comando di queste operazioni di controllo dell'umanità, usa esattamente tre triangoli, tre ternari, sotto forma di tre più doppie, tau, 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 nell'alfabeto ebraico, che è anche infernet. Forse sono proprio quei codici a barre che troviamo su tutte le merci. I need a barcode generator. There. Okay, wait. Those three bars with no number. Why is there no number? Check what number matches those. Bars with no numbers. Yeah, how come they don't have numbers? Se voi fate le analisi, scoprirete che ci sono due frequenze che sono di 12 e di 22 Hz all'interno del vostro impianto elettrico. Queste due frequenze non vengono emesse da nessuno, perché l'Eder non ne sa nulla. Però voi avete e solo le onde alfa e le onde beta. Da dove vengono queste frequenze? No,
non lo sa nessuno, ma sono in tutte le case degli italiani perché noi abbiamo fatto le prove fondamentali. Quindi c'è qualcosa che altera in modo grave la funzionalità del cervello umano in continuazione a livello di quelle onde che sono regolate sulla coscienza. Usano conoscenze antichissime sull'elettromagnetismo umano, sugli effetti che questo può avere sulla nostra mente, utilizzando oggi però radioattività di varia natura che modifica non solo il nostro stato di salute fisico, ma soprattutto il nostro comportamento e la nostra coscienza. Perché dobbiamo capire che frequenza e coscienza sono due facce della stessa medaglia che chiamiamo realtà. Il tuo film ha attaccato un elemento di censura e di nascondimento importante. La cosa che ha dato più fastidio è che finalmente qualcuno ha trattato l'argomento degli alieni accostandolo a qualcosa che invece sembrava completamente separato. Mi riferisco a magia nera, occultismo, logge massonica, chiesa ortodossa, chiesa cattolica, servizi segreti. Prete che conosce appunto la realtà dell'adduzione e dell'esorcismo. Contro spionaggio militare, sistemi di controllo mentale, sistemi di alterazione della coscienza. Film realista perché queste informazioni provengono dalla nostra realtà, sono studi basati sulla nostra realtà. Quindi o noi chiudiamo gli occhi su tutti questi racconti, o secondo me prima o poi dovremo prendere atto del fatto che questa è la verità. Se questo film ha dato tanto fastidio come sembra, è perché ha toccato certi nervi scoperti. Questo non fa altro che aggiungere ancora più valore al lavoro fatto. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché solo zippando tutte le informazioni possibili in un solo film potevamo tentare questa incursione nelle informazioni di sistema. Consci che avevamo a disposizione una sola possibilità, ma sicuri che chi lo vedrà prima o poi capirà che non è un film di fantascienza. Cioè, questo video è stato preparato per noi, per questo evento. Cioè, un grande applauso al regista Varo Venturi. Vogliono sapere se può essere pubblicato sul mio canale questo tuo video. Vuoi il microfono? Eccolo. Vai, sì, vai. Sì. Che diciamo, scusa, che dicevi? Se può essere pubblicato sul mio canale questo video. Questo estratto sì, fatto per sì, in memoria sì, di Stefano, sì, assolutamente sì. Certo. Allora lo troverete su Angeli Custodi MK Ultra Italia oppure su Emiliano Babilonia, YouTube. Certo. Poi fra un po'. Il titolo? Questo, il documentario da cui è stato estratto questo omaggio a Stefano Felice Mirtillo si chiama Real Scienza, si chiamava in italiano Real Scienza, che era un po' una cosa che avevo coniato, un termine che avevo coniato per definire appunto una ricerca che non avesse, che non venisse intrappolata dalle cose della fantascienza, no? Dalle favolette della fantascienza. Questo qua si chiama Sci Real, che sarebbe la traduzione in inglese, sai, sci-fi, fantascienza in inglese si traduce con sci-fi, l'ho chiamato Sci Real per cercare di essere il più possibile aderente, eccetera, eccetera. Ma questa è una versione per l'estero, per i paesi anglofoni, ma fra un po' adesso la riconverto di nuovo in italiano e la renderò disponibile anche online, perché insomma è stata fatta per quello. Comunque intanto questo estratto, che ripeto sono solo 12-13 minuti, il documentario originale dura un'ora e mezzo e quindi insomma c'ha molto, però mi ha fatto piacere perché è anche un modo di ricordare Stefano, che come avete sentito con che no? tranquillità e in qualche maniera no? voglia di essere preciso, di informare, appunto il nostro problema è quello di riuscire a informarci l'uno con l'altro, di informarci a vicenda, perché nessuno possiede la verità completa, nessuno possiede l'intera gamma delle
informazioni, quindi l'unica nostra possibilità è quella di scambiarcele, condividerle, fare in modo che tutti i pezzetti di questo puzzle diventino un'unica cosa. Insomma, ci stiamo vicini, mi sembra, però, per qualche ragione. Grazie a voi ancora. Aspetta, qualche domanda? Sì. C'è aspetta che non c'è un microfono. Lo sto dando adesso perché sennò non si sente niente da casa. Aspetta che ti sta arrivando. C'è un nesso per il quale certe persone che sono addentro nella ricerca delle varie cose che abbiamo preso, delle quali abbiamo parlato, scompaiono dalla scena, tipo Corrado Malanga? Proprio non si sa più che fine ha fatto. Sì, io ci sono abbastanza incontrato perché avendoci collaborato tanto, ogni tanto ci si sente tutto il resto, ma bisogna tenere conto che Corrado è un caso un po' a parte perché diciamo che la sua attività è stata compromessa da appunto dei problemi di salute e quindi il suo aver perso quasi completamente la vista gli ha ovviamente fatto cambiare la testa da quel punto di vista, dopo 10 anni di dedizione a quello che ha fatto e alle cose che tutto sommato ha regalato, per quanto possano essere contestabili da talune frange, però insomma, voglio dire, no? L'elemento adduzioni aliene portato a un tale livello, un tale altezza, no? E dovizia di particolari, di elementi che potevano anche essere considerati inimmaginabili prima, no? E quello è il tesoro, ce l'ha lasciato. Uscire di scena io credo che sia anche giusto a un certo punto, perché non è necessario che l'informatore sia perennemente sulla scena, sia perennemente presente. Non serve, ormai oggi abbiamo, ripeto, la rete che l'unica funzione positiva è che è quello di eternare quello che abbiamo fatto, e di Corrado ci saranno almeno 100 video con tutto quello che doveva dire lo ha detto, e adesso lo fa semplicemente pubblicando, no? Dei libri che in qualche maniera mettono in evidenza più la sua ricerca filosofica e spirituale, perché è chiaro che a un certo punto, quando si addentra così tanto nella tana del coniglio, come viene chiamata, uno ha anche bisogno di trovare delle radici, diciamo, spirituali che gli possono giustificare il perché di tutto quello che stiamo dicendo. Non può essere solo materiale, non può essere soltanto, diciamo, effettivo, no? Poi la scomparsa di altri ricercatori si può arrivare anche alla morte di molti però se notiamo bene, se guardiamo con attenzione quelli che scompaiono in maniera così un po' ingiustificata, hanno fatto qualcosa che bisogna anche capire come fare questo lavoro. Non si tratta soltanto di svegliarsi una mattina e alzare la voce, non si tratta soltanto di partecipare a delle conferenze, non si tratta soltanto di scrivere, bisogna anche capire come fare, perché ogni cosa, ogni millimetro che tocchiamo può rivelarsi poi controproducente per la sensibilità generale, in un certo senso. Allora, alzare la voce puntando il dito su un argomento in particolare è una cosa che talvolta dà più fastidio di chi invece parla in maniera più vasta, più universale di certi determinati argomenti, perché va a creare, però in quel caso va a fare un piccolo errore, perché va a creare una reazione smodata nel sistema che mette a repentaglio la ricerca poi di quello di tutto e di tutti. Non basta essere fieri e sinceri, bisogna capire come fare questa cosa, bisogna capire anche come interagire tra le righe anche con il sistema che combatte e contrasta chi cerca di rivelarne i risvolti, ma nello stesso tempo è interessato a ricevere dati, a processarli per capire semmai come poterli fronteggiare meglio domani. Quindi siamo in un ambito, in una specie di equilibrio delicatissimo che bisogna anche avere, come dire, l'attenzione, no? E l'umiltà di rispettare in un modo o nell'altro. Quindi quelle persone, per esempio, che puntano il dito troppo decisamente e poi alle volte fanno una brutta fine perché vanno a toccare, a fare nomi, indirizzi e numeri di telefono, adesso sto scherzando, ma per intenderci, di situazioni in cui il sistema non vuole proprio che essere toccato, essere minimamente toccato. Lui ha una domanda espressa, esplicita, di Corrado Malanga. Sì. Gli fu risposto sulla natura del fenomeno, della cosa. Gli disse: che cosa sei? Matrice di punti di luce.
sì, matrice sì. Di punti di luce. Mm-hmm. È tutto un programma. Abbiamo tra il cospirare e tra il dire e il cospirare c'è di mezzo la quantistica, c'è di mezzo una visione della realtà che non è questa qui, poverina, che in cui siamo intrappolati, questa tridimensionale, dura, materica, fatta di frequenze bassissime e nient'altro. Non possiamo spiegarci nulla, era proprio quello che vi stavo dicendo all'inizio, no? È difficile spiegare tutto se non si comincia a guardare la realtà in maniera più complessa, più, no? Più sofisticata, più approfondita e tutto il resto. Questo ci fa capire meglio certe determinate cose. Nel pezzetto che abbiamo visto il documentario, a un certo punto Stefano proprio, no? In un momento ci regala e dice come insomma, certe determinate organizzazioni, e voi comunque lo sapete bene in tutto questo, no? Riesce a mettersi in contatto direttamente, no? In via remota con la nostra mente. È la manipolazione della nostra mente il territorio di caccia in tutto ciò. Non sono soldi, non sono sesso, non è benessere. Nessuno gliene frega niente ad alti livelli di tutto ciò. Ci mancherebbe altro, quello è il minimo. Ce l'hanno già. E c'è qualcos'altro che è importante per chi vuole governare questa realtà. Ed è il dominio della tua mente. E il dominio della tua mente si fa in mille molteplici maniere, con i media, in maniera nazional popolare, quello vale per poter intrappolare tutti, per poter creare e generare realtà che non esistono, molto semplicemente, dandoci l'illusione che invece esistono e sono quelle, quello l'unico punto di riferimento. Quando sento parlare di manipolazione mentale individuale, gravissima, sia ben chiaro, no? Nulla da dire e non sarò qui certo per metterla in cosa. Ma intanto pensiamo a quella di massa, quanto è simile, uguale in un certo senso. C'è chi sente le voci e c'è chi la voce ce l'ha davanti tutto il giorno con la televisione, con internet, con la radio, cioè non è che c'ha le voci, ce l'ha proprio sulle casse, ce l'ha sui diffusori, non ce l'ha raffinata in testa in un dispositivo, nano dispositivo piazzato in un certo punto del cervello, quello anche gravissimo, è ovvio. Lì si sta parlando di sperimentazione dedicata, no? Ma tanto quello di massa è continuo, non c'ha, possiamo, basta che usciamo da questo bar e ci troviamo davanti a questo. Viviamo in una realtà totalmente inventata, totalmente falsata, forse anche la storia è falsa. Che ne sappiamo se la storia è vera? Chi ce lo può confermare? Nessuno ce lo può confermare. E forse dovremmo cominciare a dubitare di tutto ciò in cui non c'è una voce chiara, qualcuno che possa guardare negli occhi e mi possa dire io so questo. Abbiamo voci registrate ormai per se vogliamo ordinare qualche cosa, non ci sono più neanche i numeri di telefono di qualsiasi entità commerciale, non so se ci avete fatto caso, no? Dobbiamo parlare con dei robot. Vi ricordate i romanzi di una società distopica di 30, 40, 50 anni fa? Non arrivavano a questo livello, parlavano di una società distopica, imperialista, no? Dove tutti vengono trattati come schiavi, androidi e cose del genere, ma nessuno, né Orwell né Wells sono arrivati a pensare a una cosa del genere, dove tu non parli più con nessuno. C'è una domanda, Mario. C'è una domanda di un ragazzo. Sentite? Sì, no, una domanda, ma voglio portare la mia testimonianza. Io sono un target individual da 9 anni e mezzo. Scusa, non ti ho sentito, sei un? Target individual da 9 anni e mezzo. Appunto sento queste voci in continuazione 24 ore su 24. E porto anche la testimonianza di una mia amica che non è potuta venire oggi, che anche lei è costretta a subire questa tortura mostruosa di 24 ore di queste voci nella testa, e lei ha anche proprio veri e propri dolori e sente proprio un rumore in continuazione 24 ore su 24, e proprio in questa giornata mondiale del target individuo voglio portare questa mia testimonianza, e come abbiamo potuto sentire basta insomma per loro, ecco, decodificare le nostre frequenze elettromagnetiche che sono uniche in ognuno di noi, come le impronte digitali, e il gioco è fatto, insomma. E il gioco è fatto, e quindi quella persona sentirà solo lui o lei, appunto, queste voci nella testa 24 ore su 24. E
Quindi io spero che il giorno, perché arriverà il giorno, insomma, che riusciranno a prendere questi mostri disumani che usano questa tecnologia su di noi, che siamo cavi umani, consapevoli, perché penso anche alle persone che non sono consapevoli di questa tecnologia, invece pensano di essere diventate pazze, insomma, di essere diventate matte, e stanno magari adesso in ospedali psichiatrici oppure in TSO, e invece sono attaccate da questa tecnologia mostruosa. Ecco, il giorno che arriverà, il giorno in cui finalmente le forze dell'onda riusciranno a capire dove sono e a prenderli, non ci dovrà essere processo per queste persone, ma dovranno comparire davanti a un tribunale militare e dovranno essere condannati a morte tra dolori atroci, perché chi usa questa arma mostruosa, che entra nella testa delle persone, che dovrebbe essere sacra, solo Dio può fare una cosa del genere, entrare nella testa delle persone, deve essere condannato a morte. Non esiste la carriera, deve essere condannato a morte. Ecco, volevo portare questa mia testimonianza. No, io volevo soltanto ricordare che Malanga aveva parlato di un esperimento su un piccione riguardo all'induzione di onde elettromagnetiche, per cui riusciva a condizionare, a pilotare la direzione, la destinazione e il comportamento di questo animale. Però dice che nell'osservazione a lungo hanno visto che, nonostante ciò, l'animaletto con una sua forte volontà riusciva comunque a glissare questa situazione. E per cui forse ci può entrare qualche cosa, che magari se uno è proprio presente in se stesso, cioè riesce a controllarsi un po' più del solito, invece di stare sempre con la testa tra le nuvole ed essere quindi soggetto a delle manipolazioni mentali, così magari si può difendere in questo modo, no? Stando un po' allerta, diciamo, ecco. Mi chiedevo questo. Okay. E poi nel film, appunto, che tu hai fatto, Varo, Sei giorni sulla Terra, io mi ricordo bene la parte finale dove c'era questa discoteca dove venivano mandate, non so se posso dire il finale oppure... Ma sì, sì, ci mancherebbe altro. Di magari il piacere di vedere il film, ecco. E quindi a un certo momento c'è stata questa interruzione di frequenze attraverso un sistema di antifrequenza, per cui si sono tutti risvegliati da questo stato di zombie. Sì, lì nel film parliamo in particolare della frequenza 6,66, esatto. Che era una proposta assolutamente concreta, perché è nata da studi eccetera eccetera, e far capire che il famoso 666 biblico nient'altro era che una frequenza bassissima, che è probabilmente anche quella che connota l'ancora elettromagnetica di questa realtà. Noi viviamo una realtà vibrazionale, per quanto possiamo invece no essere distratti dalle immagini, e quindi dobbiamo cominciare anche a considerarla come è composta dal punto di vista frequenziale. Volevo condividere la rabbia, la tua rabbia sacrosanta, che in qualche maniera mi ha fatto anche venire i brividi, perché posso solo immaginare, conosco anche altre persone che purtroppo no, subiscono la stessa tortura e tutto il resto. Mi verrebbe da dire che ci sono due o tre ipotesi perché possa accadere un tale stato, no? Uno è quello che tu sai, e qui sappiamo, è inutile starlo a ripetere. Poi ci sono anche delle condizioni ambientali particolari che tutto il mondo sta subendo in questo momento. Adesso non è per uscire dall'individualità, sia ben chiaro, perché quello che hai detto è, ripeto, assolutamente sacrosanto. Però sta cambiando anche la composizione di questa realtà in cui stiamo vivendo, e cosa che è provocata da diverse strumentazioni, da diversi processi, da diversi procedimenti, ok? E che probabilmente avrà una ragione perché ciò stia avvenendo, probabilmente, e per fare in modo che il nostro stato coscienziale sia sempre più ridotto, e che noi siamo, sempre più elettrici e, diciamo, conduttori di certe determinate induzioni, di certi determinati controlli remoti, le scie chimiche tra le varie funzioni, tra i 4 o 5 piccioni con una fava che si ottengono spruzzando robetta dagli aerei, c'è anche quella di
elettrificarci di più, di renderci più conduttivi. Ok? Dentro quelle polveri ci sono anche dei nanorobot, nanotecnologia, è una delle cose principali. È inutile, ci possiamo dedicare a parlare di quello che ci pare, c'è qualcosa di invisibile che da sempre ci insegue, ci condiziona, in qualche maniera ci soggioga. Una volta erano i preti che con le loro prediche, con le loro meravigliose favole che condizionavano la mente dei poveri contadini di tutto il pianeta. Oggi c'è la tecnologia che lo fa in maniera ancora più certi versi, perché è già portata a considerare l'uomo una macchina. Noi dobbiamo cominciare anche a cominciare a dare il vero valore alla parola, al termine naturale. Che cos'è naturale oggi? Cos'è la natura? Possiamo riprodurre tutta la natura che vogliamo, quindi non possiamo più considerare la natura naturale in quel senso romantico che dicevamo, perché nulla è... Ti do subito la parola, voglio rispondere alle due persone dando un attimo di speranza. Allora, tutti noi sappiamo che negli ultimi 10 anni la frequenza Schumann, che è la frequenza della Terra, da 7,8 è salita a quasi 13. Questa maggiore frequenza della Terra dovrebbe assistere l'umanità e tutti gli esseri viventi a fare quel salto evolutivo. E qual è il momento di speranza che vi sto dando? Noi sappiamo tutti che c'è un anno platonico, cioè sappiamo che in 25.920 anni il nostro sistema solare gira intorno al Sole centrale, la precessione degli equinozi si chiama in termini tecnici, perciò noi abbiamo lasciato il punto più lontano dal Sole centrale e stiamo tornando verso il Sole centrale. Ovviamente siamo entrati già dal 1984 nella cintura fotonica del Sole centrale. Questo aumento di frequenza aiuta l'evoluzione per noi umani. Adesso, prima ne ho accennato al sistema ARP e le scie chimiche, perché giustamente ci stanno irradiando in modo sistematico già in Italia almeno dal 1993, e di conseguenza vogliono abbassare la frequenza, mentre lo stato evolutivo di nostro e di Madre Terra va verso una evoluzione in positivo. Allora, cosa possiamo fare noi? Noi possiamo per esempio imparare tecniche di meditazione. Con le tecniche di meditazione non solo eleviamo la frequenza nostra, ma addirittura riusciamo pure a schermarci da interferenze esterne. Allora, già prima era stato detto e poi è stato ripetuto anche nel film che ci sono addirittura interferenze e onde che vengono provocate dal sistema della corrente elettrica. Se la persona apprende una tecnica di meditazione, una tecnica di rilassamento, impara a centrarsi su se stesso scaricando tutte le emozioni negative, probabilmente invece di essere soggetto passivo, ovvero vittima al 100%, impara ad avere l'autocontrollo. Fare queste tecniche, io ve li suggerisco di praticarle, vi aiuta ad essere in sintonia con l'evoluzione del nostro sistema solare in generale. Perciò potete schermarvi apprendendo tecniche meditative, c'è una tecnica molto semplice che è la luce dorata, la luce divina, che è facilissima da fare, che eleva la vostra frequenza e di conseguenza vi porta in sintonia con l'aumento anche della frequenza terrestre, quella cosiddetta frequenza Schumann, e in più vi scherma anche rispetto a tutte le interferenze, tipo come abbiamo sentito. Posso? Sì, volevo rispondere alla signora. Posso? E quando lei parla, state svegli. Allora, io le racconto questa esperienza come vittima di armi elettromagnetiche, di voci al cranio, di si chiama tortura elettromagnetica, quindi niente di particolarmente vivibile. Quando una persona subisce una forma di induzione ipnotica attraverso un trauma, e il Monarch, il progetto Monarch da cui vengono tutte queste cose qui, parte esattamente dai traumi
per crepare la psiche della persona che ha davanti, la persona che ha davanti rimane, come raccontavo prima, a degli attimi di annichilimento. Perciò non in una persona normale che riesce a fare la sua vita, a lavorare, avere relazioni, ma in una vittima di armi elettromagnetiche, mentali, gang stalking e altro, si creano delle situazioni di una pesantezza incredibile. Quindi servono strumenti, la meditazione, servono gruppi di auto mutuo aiuto, perché altrimenti una persona da sola non ce la fa. Io le sto parlando adesso, ma io sono 20 anni che ho a che fare con questi argomenti. Perciò 20 anni fa, come raccontavo, io non avevo, ho passato un periodo che non avevo la nozione del tempo. Era inutile che una persona venisse a dirmi svegliati, perché ero traumatizzata, irradiata di frequenze, ipnotizzata, non mi svegliavo. Nel tempo ho recuperato, attraverso anche al fatto che ho degli studi specifici, avevo un passato da persona libera o altro, ma io mi immagino persone che subiscano queste cose in età adolescenziale, perché succede, o in età molto giovane, che non hanno, che, alle quali poi, perché a molte vittime viene proprio impedito l'accesso alla cultura. Come? Attraverso un'irradiazione del cervello per cui tu non riesci neanche a leggere 2 righe. A me questa cosa l'hanno fatta per un periodo. Se una persona non ha accesso alle informazioni perché non riesce a leggere, e questo succede, o non ha accesso ad alcun genere di relazione perché è perduta in mezzo ai campi, nella quale viene tenuta da una serie di dinamiche di stalking, dove non arriverai mai ad avere una macchina perché te la spaccano, non arriverai mai ad avere un lavoro perché sei stato precedentemente psichiatrizzato. O una persona come fa? Ci vogliono i gruppi di auto mutuo aiuto. Certo che l'evolversi della coscienza ci aiuta, ma come fa una persona a evolvere la coscienza quando è traumatizzata, torturata e altro? E cioè, sono situazioni estreme. Ed è proprio il loro obiettivo, è quello che la nostra coscienza non possa evolvere, che una persona non possa prendere in mano la propria vita. E ci sono dei momenti veramente gravi nella vita di ognuna delle persone che può testimoniare queste cose. E come diceva lui, le voci al cranio 24 ore al giorno, anche senza voler aggiungerci un irradiamento di malattia o un gang stalking, levano la capacità di leggere un libro, di concentrarsi su qualcosa. Ed è per questo che è necessario denunciare. Chi vive queste esperienze le deve denunciare, perché sennò a lei, che non fa questa esperienza, sembra che la persona che ha davanti è perché non reagisce. Bisogna reagire. Noi abbiamo miliardi di persone intorno a noi che ci dicono queste cose, no? Allora uno si deve fermare e dirgli: non sto riuscendo a reagire, ho il cervello fritto, mi hanno spaccato la macchina 10 giorni, hanno avvelenato i miei animali uno dopo l'altro, e questi sono traumi specifici, affettivi, che vengono imposti continuamente affinché la tua anima stia sempre nella sofferenza. E quando tu, io ricordo una cosa che mi è successa, c'era un petirosso che veniva a beccare la mia finestra, e io ero tutta contenta. E quando un giorno l'ho detto, ho detto: guarda, c'è questo petirosso, è un cucciolo, era ancora pulcino, che carino. E il giorno dopo l'ho trovato morto sul tappetino della mia abitazione. E quando una persona vive aggressioni ai propri affetti, alla propria tenerezza, cioè le proprie, gli affetti più delicati, più belli, più amorevoli, più empatici, vengono regolarmente aggrediti. Cioè, uno alla fine è fritto. Però, cioè, denunciando questa cosa e riunendosi tra vittime, poi dimmi te anche se ti viene in mente qualche altro modo per aiutare le persone vittime a reagire, e anche tentare di spiegare a voi che i nostri stati certe volte non sono,
cioè non sono quelli di una persona normale che ha un attimo di pigrizia. Quando stavo cercando di organizzare questo evento e dare una mano a Emiliano, io arrivavo al cellulare e cominciavano a buttarmi addosso una pigrizia senza senso. Allora io sapevo che dovevo venire, ho già comprato il biglietto, allora siccome ho comprato il biglietto ce la faccio a prendere in mano questo cellulare che non ho voglia di... Mi mandava un messaggio di fare una cosa, ci mettevo 2 minuti a fare quella cosa, 2 giorni. Non gli serviva neanche bloccarmi il cellulare, perché bloccavano me. È vero che la coscienza serve, ma ci vuole l'aiuto di tutti, perché quando una persona è vittima di traumi ripetuti è difficilissimo, ci vogliono degli aiuti. Allora, volevo rispondere per quanto riguarda quello che si può fare. Innanzitutto uscire di casa. L'ultima cosa da fare è isolarci, rinchiuderci dentro casa e non vedere più nessuno, e questa è la cosa più sbagliata. Invece bisogna uscire di casa, conoscere più persone possibile e riuscire a vivere la vita come era prima, insomma, prima di questa tortura mostruosa, studiare anche, avere più hobby possibili, ascoltare la musica. Io per esempio sono costretto anche, perché vorrei anche stare un momento in silenzio, ma sono costretto a stare con la radio, la televisione accesa 24 ore su 24, oppure di notte, quindi ascoltare musica rilassante come 432 Hz. E poi un'altra cosa che volevo dire, invito tutti a vedere il film Control Factor, che appunto parla di guerra psicotronica. Spiega dettagliatamente come funziona questa tecnologia, appunto le frequenze elettromagnetiche, cioè frequenze cerebrali che sono state decodificate, e invito tutti a vedere questo film, e che non si tratta appunto di malattia psichiatrica come vogliono farci credere, ma proprio di una tecnologia, pura e semplice tecnologia. E poi una cosa strana, questo film è sparito dalla rete, non esiste da nessuna parte. Per trovarlo, questo film, sono dovuto andare a ricercare un file di un motore di ricerca, che praticamente c'era una persona sola che aveva questo film. Addirittura ci ho messo 10 giorni per scaricare questo film da 700 mega. Ho detto, ma com'è possibile che questo film non si riesce a trovare più da nessuna parte? Perché l'hanno fatto sparire. Addirittura si trovava solamente qualche edizione americana, se no era sparito. Quello l'hanno levato dalla rete, perché lì si vede perfettamente come la tecnologia viene utilizzata e come utilizzano determinate frequenze. Addirittura dicevano che loro potevano modificare le frequenze cerebrali, creare aggressività, rabbia e odio in determinate zone, in posti disagiati, dove ci sono le case popolari, dove ci sono case, cioè quartieri di periferia. Indurre ai stati di dipendenza da droga, me l'hanno fatto pure a me, come l'hanno fatto a Cecilia, oppure ti inducono a bere alcol e te non lo vuoi bere, e alcune persone sembra come se le pilotano con questo sistema, vengono da te e ti offrono da bere. Io tante volte dico no, non voglio bere, grazie, mi fa male lo stomaco. Mi devo inventare delle scuse, perché il loro sistema è proprio questo: indurti a bere alcol, indurti a fare uso di sostanze stupefacenti, indurti a pensare determinate cose. E molte vittime hanno fatto addirittura delle scelte sbagliate, tipo hanno venduto una casa, hanno venduto un terreno, perché le voci gli dicevano di venderlo, perché tanto gliel'avrebbero sequestrati, e questi poveretti hanno venduto il terreno alla metà del valore di mercato. E noi abbiamo un'amica nostra, Camilla, a Roma, sente le voci e viene attaccata con le armi ad energia diretta ad onde convogliate. Quando si sposta in Calabria le voci scompaiono, però sente sempre delle frequenze anomale sul corpo. Abbiamo parlato con lo psichiatra Paolo Scioni, e Paolo Scioni ha detto: non è possibile, se sei schizofrenico, sei schizofrenico a Roma e sei schizofrenico in Calabria. Dice: è un caso da studiare.
Ma la ragazza lo sa perfettamente che è attaccata con queste armi. Lei all'inizio credeva che era posseduta dal diavolo, perché lei, ragazzi, va sempre in chiesa. Io ho la testimonianza di un ragazzo che ha fatto praticamente è andata 4 volte dall'esorcista, perché lui sentiva le voci e credeva che era il diavolo, invece non era il diavolo. Alla fine, la quarta volta, il medico, cioè non il medico, l'esorcista gli ha detto: no, guarda, non venire più, te non sei posseduto dal diavolo, perché lui gli ripeteva determinate cose che il diavolo, scusa, ma che ti dice, l'incidente stradale, oppure ti dicono che stanno rubando la macchina, che sei perso il portafoglio, cioè non è possibile questa cosa, e purtroppo fanno questo. Adesso lascio la parola a Eva, abbiamo poco tempo, però puoi parlare tranquillamente. Però io sto scordando questo che volevo dire, perché sto aspettando un filo lungo, sempre voglio prima dare all'altri, però anche io ho qualcosa da dire. Allora, ultimi tempi ho avuto attacchi accaniti, purtroppo c'ho mia figlia che non crede queste storie, meno male, perché può essere felice da questa salute, diciamo, adattamento, perché i giovani che stanno con smartphone sono molto adorati da quelli, poi quando sei ragazza una bella, allora anche di più. Ho sentito parlare alcune persone, e avvocato per esempio, cosa volevo dire a proposito? Volevo dire che non la mente in questo momento sta nel punto della concentrazione, la coscienza è sopra della mente, perché noi veniamo dal mondo di coscienza, non della mente. Mente è una cosa che facciamo creare noi, e molto spesso questa mente è totalmente sballa, dipende dalla moda, dall'educazione, dalle tutte influenze, diciamo, che ci impongono prepotenti, chiese, santoni di diverso tipo. Perciò dobbiamo imparare a balanzare in modo molto saggio fra corpo e di terra, coscienza del cielo, diciamo, dei cieli. Allora, balanzare fra questi due, portando sempre come cuore da sinistra, portare uguale verso la coscienza. Coscienza deve calmare. Coscienza deve portare, è questa che la sera, per esempio, non siamo stanchi, il corpo è stanco e non riesce a parlare, non pensare, allora chiedere la coscienza, e con la coscienza la mattina porta le risposte, bellissime risposte. Io ho notato queste cose e la guida. Molto mi piace la testimonianza di Cecilia, perché molto alcune cose entrano dentro, perché io vivo anche, come dicevo, attacchi accaniti ultimamente. C'è una base militare sopra, di ammirale, marina militare, che poi impegna professionalisti. Io ho attacchi di notte fortissimi di neurale, che per fortuna che non mi parlano, perché questo si può veramente andare in una crisi di nervi, come c'ha Massimo. Però c'è i suoni che paralizzano parte della testa, paralizzano di parte della testa, a quale hanno sparato in precedenza, portando le campane fortissime di questo sparo, e poi pressioni fino alla stella, eccetera, eccetera. Però io mi nascondevo sempre, diciamo, sotto le tende, aloe, eccetera, dieta vegana naturalmente, eccetera. Ma voglio solo dire, cioè condividere la mia esperienza ultima con... Ho trovato, a parte che un bravo tecnico mi ha messo una protezione che viene da Chrome, mi indirizza verso America, questo anche pagamento che purtroppo devo sopportare, perché mi viene tanta America dentro il computer.
ma ho trovato grazie a questo tre fantastici, ci sono anche altri, io ho scelto questi tre perché fra loro lavori sono artisti che sono stati hanno questo passato, diciamo, sono stati attaccati e sempre sono all'index della distruzione dei loro lavori, ma fanno, non so che si può chiamare la musica, però è una composizione dei suoni che praticamente con le frequenze complesse indirizzate verso la guarigione o totale oppure parziale, e si può scegliere questo che attualmente in questo momento, diciamo, è più urgente a ogni persona, perché ogni persona ha proprio problema numero uno, poi altre, e si può piano piano scendere, perché l'ho provato, per esempio Dr. Sommer si scrive, è fantastico, perché anche scienziato e consiglio, scienziato medico, e lo consiglio anche leggere tutto che è scritto sotto, perché a parte che lui spiega bene perché queste frequenze è problema che generalmente è legato, diciamo, comunque consiglio di leggere. Poi c'è per esempio Leni Rosowski, che tutti vivono in America. America conosce molto bene questo problema da prima, perché CIA e tutte altre cose che hanno iniziato queste sporcherie proprio hanno provato, diciamo, prima di tutto. Cioè, almeno si dice così, io non lo so, perché questo è un antico come il mondo, che si proprio sempre questo potere, sempre con forza, diciamo, e ha bisogno di questi schiavi, poi anche ebrei, diciamo, che altri, ci sono sempre guerra per potere. Rosowski che fa altre cose, ma io non voglio raccontare, diciamo, queste cose. E c'è poi uno altro che io ho anche scelto, cognome in questo momento non ricordo, però cercando su YouTube, non credo che così facile ti fanno aprire queste, perché protettore questo Epic che io ce l'ho, ricordate questo protettore Epic, forse riuscirete a mettere sul vostro computer. No, io ultimamente ho problemi perché i militari mi hanno sparato nel mio modem, perché io evito modem grandi, sono molto elettrosensibile, e mi è gonfiato la batteria, sto cercando batteria per mio modem TP-Link, in questo momento lo devo probabilmente scrivere al produttore che mi deve spedire, oppure trovare, perché ho cercato di vendere questo appartamento, però non sempre è una risoluzione, perché loro vanno dietro di vittima. Io sono andata in Polonia, volevo nascondermi da mia figlia, mi hanno attaccato con doppia forza di brutalità. Cioè, ho provato a intervenire lì a polizia, girava e c'era, però è storia che succede lì, che vogliono fare in Polonia la Polin, cioè riprendere tutta la nostra cultura, perché in precedenza hanno avuto anche con problemi, cioè secoli fa le Chiti erano come romani, diciamo, poi sono stati in modo da romani, sono stati in modo molto, non so, mi mancano parole perché come sentite sono straniera, perciò sono stati soppressi, però intelligenza c'è, specialmente perché io vengo da una famiglia nobile, perciò certe cose mi stanno nei geni, escono quando ho voglia, diciamo. E questo che volevo condividere, mi scusate per un modo caotico di muovere, di parare. Posso dire una cosa io? Allora, la signora Eva è venuta a volte nei nostri eventi. E praticamente una volta è venuta con un cappello, con una rete. Io rilevavo le frequenze sul corpo della signora. Lei sentiva caldo, aveva delle vibrazioni, e io sentivo le frequenze sue.
perché la risonanza sensoriale fa sentire determinate frequenze. Essendo più sensibile a determinati campi elettromagnetici, io sentivo proprio le sue frequenze. Allora, noi siamo andati una volta a casa di Varo e abbiamo fatto un'analisi elettromagnetica. Voi non ci crederete mai, una lampadina che stava dentro una lampada nel corridoio emanava le frequenze a 10 metri all'interno del salone. Allora lui ha dovuto praticamente staccare proprio la spina della lampada, perché questa lampadina al neulo emanava delle frequenze talmente elevate che noi le sentivamo a distanza, cioè attraverso i muri. Pensate che cosa vi fa la corrente elettrica nazionale sparata sul nostro corpo. Poi noi dormiamo dentro casa, ma ci abbiamo i 50 Hz fissi sul corpo, e quelli che creano la destabilizzazione delle frequenze fisiologiche che sono necessarie per la rigenerazione del nostro corpo durante la notte. No, io volevo solo aggiungere che da me io sto osservando come questa fatta doscia che sempre gira nella mente anche. Io ho notato, a parte che ho nemici, cioè questi professionalisti da tutte le parti, proprio da ultimamente anche giovane ragazzo che è venuto come pupille di quello che mi molestava, ora sono due. E allora, a parte che, loro, ognuno c'ha proprio compito, cioè possono anche agire tutti insieme. D'altra parte, io ho due piani e sopra c'è questa base, ma loro sotto semiterrazzo dove vivo io. Io mi sento spesso sotto ponte, diciamo, dove carri vengono, cioè io sento rumori. Mia figlia via di Apollonia non sente nulla, non proprio, non cosa. Dice che io sono matta, però io sento anche sottoterra. Non è sensibile, non rileva queste frequenze. Non è sensibile, no, un'altra, io dico sempre altro gruppo sanguigno, però... perché anche queste cose coincidono. E da altra parte sotto hanno messo una cosa che irradia, io lo sento freddo e subito mi pizzicano fino a ginocchia. Lo fanno anche a me. Cosa? Ci chiedevo tante volte venire provare. A proposito lampadine, a parte che alcune improvvisamente hanno iniziato a fare grande alò, io faccio fotografie con infrarosso e mi vengono, diciamo, alcune normale, tutte e due sono stati uguali, invece questa alta fa halo così grande, cioè mi irradiano da mie lampadine. Io tante volte spengo luce non solo per la notte, lei si arrabbia perché io spengo anche di giorno, poi c'è frigo che devo dare da mangiare, devo preparare cose roba fresca, no? Però sono esposta al sole, in angolo di sole. D'altra parte, lampada che facevo già avventura di questo owner di negozio, cioè di terrazzo sotto, perché i militari hanno messo una lampada particolare, militare, che mi dà in finestre anche tremenda, questo che tu chiami, si forma una arma ad energie dirette oppure armi biofotoniche. Biofotoniche che mi fanno, loro irradiano sia dei campi elettromagnetici che attraverso le frequenze di luce. Poi c'è dietro la strada, altri condomini, c'è regolarmente a certe ore si accende una lampada che una volta l'ha fotografato, anche fotografato quello che lo fa, però mi hanno chiuso prima, poi rubato le foto da mattina fotografica. Devo memoria sempre portare fuori. Allora da lì viene un'altra luce abbagliante sempre in camera dove dormo. Unica cosa per me è sempre chiudere, ma non basta, perché se loro hanno sono sempre quattro computer a full di fast web, più fast web wow, che fa un campo 300 metri, io sono pericolo tremendo della vita. Da altra pagina non riesco a denunciare, non parlo, non scrivo polacco, scrivo italiano,
Vabbè, questa è un'altra storia. Polizia, carabinieri, non è che la signora. No, no, voglio rispondere. Io ho problemi a portare, io posso raccontare, qualcuno deve scrivere, non lo so. Certo. Ma non si può fare in un locale che ci sono i forze politici. Scusa, un militare. Lo so. Io, altra cosa che io ho bisogno di aiuto, veramente qualcuno, anche in presenza, volevo aggiungere che da solo non si può vivere, non si può, in questo stato non si può vivere, ma altra cosa, perché sono storie lunghe proprio a proposito di come difendersi, altra cosa, noi dobbiamo fare un gruppo del recupero, noi dobbiamo organizzarci. L'abbiamo fatto, ti ricordi? No, ma non questo si tratta. Ma ti ricordi l'altra volta che cosa mi hai scritto? Che cosa? Ti eri dimenticata di essere attaccata quando stavamo a casa della nostra amica Tiziana, perché ci siamo messi a scherzare, a ridere con quelle campane. No, vabbè, ma questo era una come visita anche tra fra amici, non era una cosa grande, perché non abbiamo avuto nessun lavoro a proposito. Invece noi dobbiamo provare, anche se questa cosa è anche molto individuale, come ho detto, forse bastano due persone o tre persone e fare queste meditazioni di quali parliamo, no? Certo. Questo, cioè non essere isolati. Io purtroppo sono molto isolata e sono molto sola anche perché sono straniera. Basta. Certo. Ok, e chi vuole dire un'altra cosa? Perché allora abbiamo dei collegamenti esterni, però non riusciamo a prendere la linea, perché sicuramente pure loro stanno facendo gli eventi, cioè Target Individual Day in varie parti del mondo, quindi non riusciamo a prendere la linea con le altre piazze praticamente. Avevamo un accordo con il gruppo che sta facendo la stessa giornata di protesta a Varsavia, in Polonia proprio. Loro hanno fatto diversamente da noi, hanno fatto una protesta esterna dalle mezzogiorno fino alle 3:30, 4:00 e successivamente, attualmente, per quello non mi stanno rispondendo secondo me, stanno facendo la prima proiezione anche loro di un film sui target individual che è stato prodotto da loro, mi pare, non ho capito bene. Comunque in questo momento, se non mi rispondono, è perché stanno partecipando alla proiezione del film, quindi ero rimasta per le 8:00, 8:30 vedere se riuscivamo a sentirci. Ma quello che farò anche io, io sto cercando di fare un film documentario che deve parlare di questo argomento, cioè prendendo spunti dalle interviste delle vittime, dalle interviste con i personaggi importanti e famosi, perché mettendo questi spunti e creare questo film testimonianza, un film documentario, un cortometraggio ovviamente, però potremmo far capire alle altre persone quello che le vittime subiscono, perché sono forme di aiuto. Qui c'era un ragazzo prima che adesso è andato via, io non ho potuto dire niente perché prima lui mi ha detto, dice, non lo dire quando ci sono io, in caso quando vado via lo puoi pure dire. Allora, sua figlia, 10 anni, incomincia a sentire le voci dentro casa e gli dice al padre, dice, papà, sento una voce che mi parla in testa in continuazione. Il padre, disperato, ha detto, dice, vediamo che cosa, cioè, che tipo di soluzione possiamo trovare. Ovviamente è andato da un medico, il medico gli ha detto, no, è schizofrenia, la bambina deve incominciare a prendere i farmaci. Allora lui, andando su internet, ha visto un mio video, telepatia sintetica, che l'avevo fatto io circa 7-8 anni fa, e io ho dato dei consigli come cercare di allontanarsi dai campi magnetici negativi che creavano proprio queste frequenze all'interno dei condotti uditivi. E ci siamo accorti di una cosa, che le persone che vanno nei gruppi di recupero, cioè gruppi di recupero per chi sente le voci, si sono accorti che quando si avvicinano i campi elettromagnetici le frequenze aumentano, le voci aumentano. Allora questa ragazza che sta a Roma, Camilla, che sta in un gruppo di uditori di voci, io gli ho detto, guarda, digli se fanno questo, che cosa cambia? Hanno usato le cuffie insonorizzate, dice che le voci le sentivano più forti, però mirate nella testa, quindi non provenivano dall'esterno. Hanno usato gli occhiali polarizzati e dice che diminuivano determinati disturbi dentro gli occhi.
E poi staccando la corrente elettrica, come fa la signora Eva, come faccio anche io, da alcune notti io non riesco a dormire, devo staccare la corrente elettrica, addirittura devo dormire fuori al balcone, perché le frequenze dei campi elettromagnetici e le frequenze dei wireless si amplificano dai vicini di casa. Allora io sono costretto a dormire fuori al balcone, mi metto con la mia sdraia, anzi sto pure al fresco, solo che queste sere fa un po' freddo e poi c'è il rischio che magari mi prendo anche un'influenza. Però facendo questo noi abbiamo trovato delle soluzioni senza far spendere soldi alle persone, naturali diciamo, e questa è una cosa importante. E, ci sono tante altre soluzioni che si potrebbero trovare, creare una gabbia di Faraday, ma chi è che può spendere 20, 30 mila euro, 40 mila euro per una gabbia di Faraday e dormire all'interno di una gabbia durante la notte? Diventa una cosa esagerata. Poi alcune gabbie di Faraday, alcuni sistemi di schermatura costano 100, 200, eh? Si vede il video? Che succede? Come si vede il video? Ah, non mi vedo io. Sicuramente qualcuno ha spostato il tavolo, non diciamo il nome, ma qualcuno ha spostato il tavolo. No, stavo prima qui. Si vede. Allora, praticamente alcune schermature sono efficaci, ma una persona mica può spendere 100.000 euro per creare una casa antiradiazioni, o se no dovremmo utilizzare la corrente continua attraverso dei generatori con delle batterie oppure pannelli solari, e si risolverebbero determinati disturbi che creano la corrente elettrica ad onda convogliata. Noi dobbiamo pensare che i cavi elettrici stanno in tutte le case di tutti. Allora, tra un po' noi utilizzeremo il wifi attraverso la corrente elettrica, non servirà più mettere il router dentro casa, uno si collega, mette un codice, automaticamente si collega alla rete, e se lo fanno con il wifi, se lo fanno con questi dispositivi che interagiscono con il nostro corpo, e lo possono fare pure con altri tipi di dispositivi che praticamente irradiano queste frequenze da tutte le parti. Un microfono alla ragazza. Si può pensare a un dispositivo schermante, una sorta di da applicare allora, direttamente sul corpo? Allora, per schermare totalmente la casa conviene sempre scollegare la corrente elettrica, oppure lasciare accesa una linea, magari preferenziale, che sarà quella del frigorifero, oppure utilizzare delle lampade come delle torce che funzionano a batteria, in modo che uno riesce a proteggersi dentro casa, perché apparecchietti dentro casa non esistono che riescono a schermare totalmente l'attacco da queste armi, da queste frequenze. Abbiamo provato con tutto, abbiamo provato con delle schermature, con delle reti schermanti, con dei tessuti, abbiamo provato con delle apparecchiature, abbiamo fatto del tutto. Ah, una cosa che ho fatto io personalmente, sono andato dai 5 ai 10 metri in apnea e diminuivano le frequenze delle patologie, però non possiamo vivere sott'acqua. Oppure no, io volevo fare un test, portare una vittima uditore di voci sott'acqua in quei piccoli sommergibili per fare praticamente, per vedere le barriere coralline e vedere se le frequenze diminuivano. Solo che non abbiamo mai fatto questo, per quale motivo? Perché c'ha un costo fare questo, però sarebbe un test da fare. Forse in un prossimo futuro, trovando dei fondi, trovando delle soluzioni, delle donazioni, riusciremo a fare anche questo. Io una cosa che vorrei fare, creare una casa, comunità, dove tutte le persone che vengono attaccate, irradiate con questi sistemi, possano rimanere tutti uniti all'interno di questo posto, cioè lavorare, fare dei quadri, fare delle pitture, fare dei ricamare, fare dei decoupage, fare qualunque cosa, corsi di fotografia, tutto quanto. Così potrebbero stare tutti quanti insieme, cioè sarebbero tutti quanti insieme e potrebbero praticamente recuperarsi piano piano e fare dei studi nello stesso tempo di come queste frequenze diminuiscono sul loro corpo attraverso ovviamente questi attacchi e queste manipolazioni. Voglio ricordare che a Canneto di Caronia bruciavano i cavi elettrici, a Canneto di Caronia bruciavano i cavi elettrici, bruciavano i materassi, addirittura
hanno visto che c'erano alcune macchine che bruciavano dall'interno, e quelli dicevano: ma com'è possibile, se il fuoco si è propagato dall'esterno, com'è che la macchina è bruciata dall'interno? Perché la tecnologia surriscalda i metalli, e questo è un'arma di energia diretta ad onda convogliata che crea proprio questo sistema. Fatalità, 15 anni fa quando io facevo io parlo di quasi 20 anni, però 15 anni fa quando facevo i primi video che li mettevo su YouTube, non si parlava di armi ad energia diretta, non si parlava di niente. Adesso le navi americane hanno l'arma laser, l'arma ad energia diretta ad onda convogliata, l'arma non si vede, cioè è un cannone messo sopra una nave, il cannone gira a 360 gradi, prende il bersaglio e poi spara una frequenza e si surriscalda all'interno dell'aereo, all'interno del missile, il missile esplode, ma il raggio non si vede perché è un'arma di energia diretta totalmente occultata. E questo è quello che stanno facendo anche su di noi, occultare queste tecnologie di controllo e di manipolazione per renderci pazzi, malati di mente. E tutto questo viene fatto perché? Perché così perdiamo la credibilità, e lì, una volta persa la credibilità, ci possono attaccare come vogliono, perché tanto tutto quello che diciamo non è vero, cioè sono solo nostre suggestioni, nostre patologie, e quindi non veniamo creduti. Ma quando in 50 piazze a livello mondiale fanno tutti quanti il target individual day, ma sono tutti pazzi al mondo, sono tutti pazzi, che tutti quanti sono pazzi e manipolati. Io In questo contesto di questo evento, io avevo 54 prenotazioni di persone che neanche conoscevo, che avevano detto che dovevano venire da fuori. Alcune sono venute, alcune non sono venute, ma io credo che le hanno attaccate e manipolate per non farle venire, perché è questo che loro fanno. Stanotte avevo dei forti dolori allo stomaco, perché loro ti creano delle patologie gravi e fanno sì che non puoi fare più niente, addirittura mi facevano dimenticare alcune cose. Meno male che io mi sono creato delle borse, metto tutto dentro, quando vedo che la borsa c'ha uno spazio vuoto dico: oddio, qui manca qualcosa. Allora poi vado a vedere che cosa manca, e così ho risolto, perché io giro con 4 computer, microfoni, perché sono un tecnico, e mi ha agevolato questa cosa nel capire come irradiavano queste frequenze sul mio corpo e sulla mia persona. Posso dire una cosa? Mi stanno dicendo che devono preparare la cena, perché sennò dopo si fa troppo tardi. Babilò, vuole dire solo una cosa. Sì, una cosa veloce. Le vittime, le persone mi dicono che si sentono meglio se fanno le docce fredde. È vero, è vero. Poi mi hanno detto che si sentono meglio se usano i mantra, il rosario e i mantra dei buddisti. Io ti dico quello che mi dicono. Ripetute, però potrebbe essere reiterate. Anche un palliativo. E però intanto già per mezz'ora stanno bene. Però è giusto, se loro stanno bene, si sentono bene, lo possono fare. Poi mi dicono che stanno meglio se c'è un gruppo di Bruno Gröning dove ti aiuta moltissimo Bruno Gröning. Cioè sì, cercare sì. Un po' di alleggerire questa situazione. Perché non abbiamo più tempo. Vuoi dire l'ultima cosa? Sì, io volevo dire questo, come testimonianza dell'esistenza di queste armi che riscaldano da dentro, è stato terribile vedere sia le foto degli incendi in Grecia, che c'erano le armi, le auto bruciate e gli alberi interi, ugualmente gli stessi fuochi che stanno devastando la California e tutta la parte sopra la California, anche in Canada. Quindi la California è una riga così, lo stato che è sopra, che si chiama British Columbia, sopra. Voi vedete le foto di quegli incendi lì e rabbrividite, perché vedete le case e le auto bruciate e gli incendi e alcune. L'anno scorso qualche cittadino americano è riuscito persino a fotografare il raggio di luce che viene giù. E poi volevo fare l'ultimissima cosa, enumerarvi le piazze del mondo dove si sta svolgendo questa stessa giornata. Ci sono almeno una dozzina di piazze negli Stati Uniti: Illinois, Kansas, Massachusetts, New York e tanti altri posti.
Poi anche appunto la Polonia, c'è Londra, Inghilterra, c'è a Parigi, Place de la République in Francia, stanno facendo un evento anche a Tokyo, sempre fusi orari permettendo, quindi magari non in questo momento ma fra un po', oppure è già finito. In Vietnam anche, in India, nel sud dell'India anche. Credo di averli detti tutti, quindi in Europa, in India, in Giappone, e in un altro stato dell'Asia e negli Stati Uniti. Stiamo tutti svolgendo la stessa giornata. Questa è una mobilitazione eccezionale e che è una grandissima testimonianza. Poi avremo anche modo di condividere le foto che gli altri gruppi di protesta condivideranno su Facebook e avremo modo appunto di condividerle. È una cosa importantissima per la nostra causa. Ecco. Voglio solo un secondo, un pensiero alle vittime che in questo momento non ci sono più e che praticamente sono cadute sotto le armi psicotroniche e sotto queste armi ad energia diretta ad onde convogliate, come Stefano. Io vi ringrazio a tutti che siete venuti a questo evento, voglio ricordare i miei canali, Emiliano Babilonia su YouTube, Angelo Custodi MK Ultra Italia, la mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker, la mia seconda radio web Emiliano Babilonia Mixcloud. Posteremo tutto quanto su internet. Ringraziamo il proprietario del locale, farei un applauso al proprietario del locale che ci ha ospitato, il locale è Stazione 38 che ci ha ospitato per questo evento. Grazie a tutti.